Cercheremo di fare una cosa abbastanza strana, però col casco virtuale io entro in un posto meraviglioso e voi vedete il museo virtuale, il cenacolo direttamente in realtà virtuale. Ve lo spiego direttamente dentro il cenacolo. Il cenacolo, allora, cominciamo a dare che l'ho visto questo film, vecchissimo, antico, non importa, anzi, vi faccio una premessa. Leonardo da Vinci, quando è nato, il Cenacolo, Pinimbal di Barcellona, il restauro, non vi parlerò, non vi annoierò né con date né con documenti storici, perché tanto quelle sono cose che trovate sempre su tutti i libri, su internet, ma cercheremo di vedere qualcosa di diverso questa sera. Soprattutto vi faccio vedere questa cosa che è molto divertente. Qui siamo, state dentro, qualcuno l'ha visto? Questa è l'ultima cena del film Alien, uno degli ultimi Alien, dove nel film fanno proprio in 13 a tavola e uno di loro a fine morirà. Sembra una barzelletta, ma è così, chi ha visto il film sa perché. Addirittura anche nel primo Alien c'era la stessa cosa, l'ultima cena. È curioso, questo è bellissimo, non so se l'avete mai visto, una serie televisiva di fantascienza, tutti gli attori famosissimi si sono addirittura messi in posa quasi perfetta, perché io li conosco, sembrano loro, ma in realtà non sono assolutamente loro. Anzi, c'è uno col coltello, lo vedete il cattivo col coltello? Che c'è sempre. Questo qua. Poi ricordatevi, se avete delle domande sulla famosa donna che c'è dentro il coltello mistero, ma ve le fate voi queste domande. Io vi racconto un'altra cosa. E questo, il dottor House, l'avete mai visto? Bellissimo. Lui anche lui nello Asperger, come forse anche Leonardo da Vinci, siccome si imposa tutta la coppia a fare questo omaggio all'ultima cena. E questo, Lost addirittura, bellissimo telefilm, peccato per l'ultima puntata che manderete in quel paese, ma anche loro si sono prestati a questa cosa, vedete, addirittura la posa è anche quasi migliore. Vi faccio vedere quest'altro bellissimo, l'introduzione di Watchmen, cioè proprio l'ultima cena, ma proprio perfetta, con una donna al posto di Gesù. Non so se l'avete visto, sapete di cosa si tratta, altro che Spider-Man, questo è un bel film, supereroe, bello cattivo. Scusate, ecco qua, addirittura anche il soprano, i Simpson, non c'è bisogno neanche di dirlo, l'hanno fatto anche loro. Questa a me piace, certo, secondo me è un po' forte, un po' inopportuno questa cosa delle armi, però prendiamola come un omaggio lo stesso, anche se le armi sparano un po' in questo ambiente. Però no, sicuramente però questa è quella stata fatta addirittura meglio di tutte. Addirittura guardate la luce che viene dal fondo, addirittura una, due, tre finestre perfette, addirittura le gambe del tavolo e la tovaglia in controluce. Hanno pensato quasi a tutto.
Interessantissima questa pubblicità che è uscita un po' di tempo fa, dove tutti gli uomini sono donne e tutte le donne sono diventate uomini, tranne uno che è questo qui, che è nella posizione della solita donna, poi lo vedremo. Questo è un bellissimo film di Kenneth Branagh, quando l'ho visto si riconosce immediatamente, addirittura hanno messo i cavalletti, esattamente quasi gli stessi cavalletti dell'Ultima Cena. Insomma, lo vedete anche voi, l'Ultima Cena è forse il capolavoro in assoluto, più imitato, più conosciuto, secondo me addirittura più forte della Gioconda. Perché? Perché mentre la Gioconda è potentissima e costosissima, l'abbiamo visto l'ultima volta, quasi costa quasi come il Louvre, l'Ultima Cena ha qualcosa in più della Gioconda, è un soggetto religioso e quindi oltre a essere apprezzato da chiunque piace l'arte, è anche un soggetto religioso e quindi diventa ancora più importante rispetto alla diffusione, lo sapete benissimo anche voi. Scusate, ho messo qui il capolavoro, certo che è un capolavoro, anche ieri l'ho visto, ma vediamo cosa c'è ultimamente su internet di video che spiegano l'Ultima Cena. Parto con i video e indovinate cosa dicono, quello che si legge sui giornali, un capolavoro assoluto, il più grande capolavoro mai visto prima, è una cosa eccessa. Io sono anche un po' stufo di queste cose, perché si dice sempre un capolavoro, sempre quei video che guardo su YouTube o quei chiamiamoli esperti che raccontano Leonardo Vinci, leggendo semplicemente il testo di Wikipedia, dove c'è scritto il capolavoro, oppure copiando altri video che dicono sempre le stesse cose. Ma vi faccio io una domanda. Siamo sicuri che è un capolavoro? O lo dite come delle pecore, sì sì è un capolavoro perché me l'hanno detto? Allora, quando vi faccio vedere una cosa interessante, questo, prima 25 anni fa, l'Ultima Cena era così, molto, molto, non è una foto brutta male, era proprio così l'Ultima Cena. Addirittura qualche anno prima sono state fatte delle foto, non vi sto raccontando la storia, il problema è che ci si avvicina, si vede questa roba qua. Questo è il muro dell'Ultima Cena grande 2 cm. Dov'è il capolavoro? Allora, quando io sono di fronte a questi problemi, ovvero quando sono quasi costretto a dire quello che tutti quanti gli altri dicono, faccio un esperimento, ve lo so dire con anche voi, si chiama l'esperimento del bambino. Provate a immaginare un bambino di 10 anni, 12 anni, senza costruzioni culturali, di fronte a questo dipinto. Quel bambino dice che è un capolavoro? No, quel bambino dice che è una schifezza. Quel bambino dice che è una cosa orribile, distrutto, fa schifo, è tutta una crosta. E però no, diciamoci la verità. L'Ultima Cena è una crosta. L'Ultima Cena è deturpato, è un avanzo di grande opera, è una totale rovina, una pittura estinta, un ultimo strazio, l'ho scritto, poche antiche croste, è una crosta, è un cadavere di 3 secoli, come non sono 5, triste refettorio. Il cenacolo è una schifezza. Perché non abbiamo il coraggio di dirlo, nessuno ha il coraggio di dirlo, e tutti come dei pecoroni diciamo ah sì sì, mi hanno detto che è un capolavoro, quindi devo dire che è un capolavoro. L'abbiamo visto nelle puntate precedenti, non è proprio così semplice. La storia di Leonardo è addirittura molto più approfondita, molto più bella se presa seriamente. E allora cerchiamo di capire perché dovrebbe essere un capolavoro e quando è stato un capolavoro. Perché oggettivamente oggi non è più un capolavoro, non prendiamoci in giro. Chi è che diceva queste cose qua? Le ho scritte io, voi pensate, questo pazzo è venuto qua a dirci queste cose orribili? No, guardate qua, Giuseppe Bossi, il più amato, forse secondo me è l'unico che ha scritto qualcosa di decente, un libro bellissimo, 2 secoli fa, un libro meraviglioso dove praticamente dopo aver letto questo libro non c'è più bisogno di leggere altri libri, perché gli altri libri sono tutte copie di quel libro lì, come tutti gli altri libri su Leonardo. Il Bossi diceva che era un pittore, era una persona in gamba, che proprio tutte queste cose ha detto, io le ho raccolte tutte leggendomi il libro, pagina per pagina, queste cose le ha dette il Bossi. E il Bossi era un amante di Leonardo, lui ha fatto dei disegni meravigliosi, grazie a lui ho potuto ricostruire l'Ultima Cena, come vedete più tardi. Senza di lui non potevo neanche costruirla, perché lui è stato il più bravo di tutti a cercare di capirla, far vedere quello che ormai non era neanche più, neanche lui lo vedeva della bella, perché a suo tempo l'Ultima Cena era già distrutta. Guardate cosa scrive. Ebbene, nel 1550, ma com'è possibile? Tanto mal condotto
che non vi scorge più se una macchia abbagliata. Tanto mal condotto è brutta come frase, l'ha fatto male. Vasari, che era un amante di Leonardo Vinci, che lo considerava il più grande di tutti gli artisti, come anche noi lo consideriamo, diceva queste cose tristissime, vuol dire che già nel 1550 il dipinto di Leonardo si stava già distruggendo, perché Leonardo aveva sbagliato. Fece ancora in Milano, dai frati di San Domenico a Santa Maria delle Grazie, un cenacolo, bellissima questa frase, perché molte persone pensano che quello sia il cenacolo, no, ha fatto un cenacolo di tanti. Bellissima, meravigliosa, sicuramente, testa degli apostoli, tanta maestà bellezza, certo, certo, che quella del Cristo lasciò imperfetta, ma non l'ha detto nessuno. Sempre Vasari ci dice che addirittura la testa di Gesù era imperfetta, ma come? Vasari era quello che aveva detto che Leonardo era il più grande, forse per Vasari era più bravo Michelangelo, ma Leonardo era tra gli assoluti, eppure Vasari ha scritto che ha lasciato imperfetta la testa di Gesù. Ma ci avete mai pensato? L'avete mai vista? Alla fine vi regalerò una sorpresa per questo motivo qua. Insomma, un disastro. Era un disastro già nel 1550, ma com'è possibile? Non vi sto a leggere tutto. A un certo punto si capisce, leggendo i libri storici, che Leonardo non c'aveva neanche voglia di finirla l'ultima cena. L'aveva iniziata, perché doveva essere pagato ed era pagato. Attenzione! L'abbiamo visto nelle puntate precedenti. È vero che tutti quanti stanno a glorificare Leonardo, bravissimo genio, ma Leonardo doveva mangiare, tutti abbiamo bisogno di soldi, e lui lo faceva per mestiere, il pittore. Quindi l'ultima cena era un compito come un lavoro, e probabilmente questo lavoro non è che gli andasse proprio a genio, perché non c'aveva proprio voglia di farlo. E lo raccontano i libri storici, non vi sto a annoiare con le date, le citazioni, ma vi dico che è così perché alcuni di voi magari lo sanno già. Non c'aveva voglia di finire il cenacolo, andava lì la mattina, poi lo vediamo. A un certo punto però poi lui lo finisce, e solo quando lo ha finito, era talmente bello quel dipinto, quando lo ha finito, che ha destato una meraviglia così assoluta che tutti quanti sono andati a copiarlo, perché era la cosa più bella che nessuno avesse mai visto. Addirittura il re di Francia aveva chiesto di impacchettare il muro dell'ultima cena, staccarlo dal muro per portarselo via, perché era talmente bello che lo voleva. Una cosa di ingegneria assoluta che neanche oggi si potrebbe fare. 1999, io mi laureo, sono al Politecnico di Milano, porto per la prima volta nella storia un casco virtuale al Politecnico di Milano e creo una specie di videogioco multimediale, sono stato il primo a mettere nei caschi virtuali qualcosa di edutainment, di educativo. Prima c'erano soltanto pochi demo giochi bruttissimi. Ebbene, io dovevo decidere cosa fare nella mia tesi, se fare Leonardo ingegnere o Leonardo artista. Mi sono poi dedicato a fare tutto il castello tridimensionale, cioè addirittura ambientato una realtà virtuale già nel 25 anni fa, e poi da quei modelli che ho fatto, ci ho fatto addirittura dei videogiochi e dei libri su questo aereo sotterraneo del castello nel 2003 addirittura. Ebbene, poi mi sono appassionato alle macchine, questo è sempre un lavoro di 25 anni fa addirittura, dove avevo studiato le prime macchine. Guardate qui cosa curiosa, lo vedete? Io, siccome ero appassionato, come magari anche voi, e qualcosa avete letto, avevo già fatto questo pentolaccio perché mi era appassionato l'idea che Leonardo avesse inventato un metodo per bruciare i dipinti. Non so se lo sapete, poi ve lo racconto. Questa è una padella che serve per bruciare il dipinto dell'Ultima Cena o della Battaglia di Anghiari, per farlo cuocere, per farlo attaccare al muro più velocemente. Un esperimento tristissimo, ma poi vedremo perché. Questo è il mio gatto mentre lavoro sempre nel sotterraneo del castello, questo è stato il primo codice virtuale che ho fatto in quegli anni. Ma perché in quegli anni non ho fatto l'ultima cena? Ve lo racconto con questa cosa bellissima. Io ero giovane, avevo 20 anni, adesso non mi ricordo neanche più quante, e ho fatto il castello sforzesco alle macchine perché io da piccolo mi ricordavo che ero andato a vedere forse l'ultima cena, l'avevo visto in un libro, ero stato costretto dalle maestre a studiare l'ultima cena. E io mi ricordo benissimo che vedevo questa roba e non mi piaceva. Perché è una crosta, perché non c'è niente di bello, è tutto rovinato. Già allora con delle fotografie, guardate che cose brutte. Oggi il cenacolo è un pochino diverso, è leggermente migliorato, sì, ma è ancora peggio di prima, proprio non c'è quasi più niente. Sono passati 25 anni da quando ho portato il primo casco, vi dico la verità, non funzionava per niente bene, non era per niente una cosa utilizzabile. Oggi, finalmente, si riesce a comprare un oggetto, che è questo,
costa sui 500 euro, ci vuole un computer anche lì da 2000 euro, ma alla fine per la prima volta dopo 25 anni una persona può vedere la realtà virtuale e goderla un pochino, perché prima, diciamo così, 5 anni fa era già una cosa talmente difficile e brutta che le persone normali non lo apprezzavano. O solo oggi, solo negli ultimi anni, con questi modelli si è arrivato a fare quello che si chiama oggi il metaverso, per cui i videogiochi la fanno da padrone, per cui alcuni videogiochi sono addirittura fatti apposta per il casco virtuale, che lancia tutto il mercato, potete immaginare. Questi sono giochi nel metaverso, sono fatti tutti in 3D, sono realizzati con gli occhialini in 3D, a volte l'avete visto, adesso uscirà anche, è già uscito Avatar 2, che dovete andare a vedere. Il 3D è una cosa, una promessa del mercato da quasi 20 anni, ci dicono che il 3D è 3D. Vi ricordate i televisori 3D che poi non ci sono più ormai? Insomma, alla fine, secondo me, ci siamo quasi. Fra 1 o 2 anni questi caschi costeranno talmente poco che forse riusciremo a fare questa cosa meravigliosa che vi faccio vedere, che è un videogioco in cui si usano le mani per la prima volta per giocare. Detta così non ha senso, chi ha giocato lo sa, vi assicuro che è una meraviglia poter prendere gli oggetti virtualmente, ed è quello che poi ho fatto con l'ultima cena, vi farò vedere alla fine. Io insegno architettura e scenografia virtuale all'Accademia di Milano, e ho fatto delle ricerche bellissime, guardate queste cose, le abbiamo parlato l'ultima volta, ma sono affascinanti. Un casco virtuale c'era già nel 1800, addirittura c'erano dei dipinti del 1820 dove si vede lo stesso casco virtuale. Quindi la storia dei caschi virtuali, della realtà virtuale, la vedete qua, è un qualcosa che l'uomo ha sempre voluto, vedere l'impossibile, vedere in 3D, vedere in un altro mondo. Oggi lo chiamiamo metaverso. Nel 1800 le signore si ritrovavano a vedere delle fotografie tridimensionali per divertirsi e vedere delle cose strane. Insomma, la scenografia e la scenografia virtuale va indietro addirittura nel 1545. Con questo signore che è sconosciuto, lasciamo perdere chi è, ma guardate che bel disegno che sembra fatto oggi con un computer. Questo signore l'ha fatto a mano 500 anni fa. Questo per dirvi che i ragazzi che stanno sentendo, che ci seguono, non c'è bisogno di un computer per fare delle cose meravigliose. Ce lo insegna questo signore, ce lo insegna Leonardo. Sono qui, pochi mesi fa, ci sono tornato finalmente, dopo 25 anni, e ho scoperto che invece quella crosta orribile che pensavo fosse una crosta orribile, invece secondo me è una cosa meravigliosa. Finalmente per la prima volta ho avuto l'occasione di poterlo vedere da vicino, di studiarlo, come mai fatto prima. Addirittura solo oggi nel 2022 sono riuscito a fare delle fotografie che, scusate se ve lo dico, ma hanno superato come megapixel qualsiasi cosa che si sognava 10 anni fa. E quindi sono riuscito a fare una fotografia che non vi sto a raccontare neanche quanti gigapixel è. Insomma, qual è il problema? Che questo è rimasto comunque una crosta. Perché io ho fatto degli ingrandimenti, li vedete qua, addirittura si arriva a vedere il centimetro e porca miseria, è ancora una crosta. È veramente un disastro come dipinto, totalmente distrutto, non c'è quasi più niente. Ho avuto l'onore, e devo ringraziare la direttrice Zanzani dell'ultima cena del Cenacolo, quello vero, che mi ha dato l'opportunità per far vedere, l'ho fatto vedere prima a lei, in anteprima mondiale, il lavoro che adesso vi faccio vedere fra poco. Addirittura le devo ringraziare per l'opportunità, per avermi concesso l'opportunità di vedere in silenzio l'ultima cena, che è una cosa meravigliosa, perché se si va in tante persone alla fine è sempre brutto. Insomma, alla fine questo lavoro che adesso vi farò vedere, io l'ho chiamato realtà virtuale spazio percettiva, perché è una cosa molto strana che vi racconto, che è questa. Vi faccio vedere velocemente, no, partiamo da quest'altra cosa che è importante. Insomma, ci siamo abituati a dire che questo capolavoro è un capolavoro, ma non sappiamo neanche se è vero o no. C'è un bel problema. Queste opere, questo per esempio ve lo racconto perché è molto bello, è un'opera di Leo Labo, che ha fatto sempre una società giapponese, penso che sia la più bella rappresentazione di painting digitale dell'ultima cena. Questi signori hanno fatto un lavoro straordinario, hanno ricostruito completamente l'ultima cena, portandola ad una definizione altissima, però è sempre una ridipintura. Vedete, per esempio, i volti non sono, diciamo così, appartengono all'artista. In realtà questo non è un restauro digitale, questo si chiama una pittura digitale. Sono quelle copie che oggi si fanno in digitale, che anche gli altri autori facevano. Vi racconto questa cosa, sempre tanti anni fa, quando ho lavorato sull'ultima cena, Discovery Channel mi ha intervistato non per raccontargli l'ultima cena, le cose belle che adesso vi racconterò, ma per fargli raccontare questa cosa strana che adesso vi racconterò,
Perché potrebbe essere che all'interno dell'ultima cena ritroviamo la sagoma di Leonardo da Vinci. Sembra strano, ma è così. Potrebbe essere un Leonardo da Vinci sconosciuto che troveremo all'interno. Questa è una stampa importantissima perché, l'avete vista l'ultima cena, è completamente distrutta. Come facciamo a ricostruire l'ultima cena e quello che ho fatto alla fine, ve lo faccio vedere, senza documenti? Gli unici documenti storici che abbiamo non sono addirittura l'ultima cena perché è distrutta, ma sono queste stampe, queste incisioni, che hanno fatto molti artisti nelle varie epoche, che ci permettono di rivedere l'ultima cena così com'era nei secoli. Ci sono queste altre di pitture, sono molto molto curiose perché si vedono dei particolari interessantissimi. A volte questa cosa che cos'è, secondo voi? Sono dei pesci o dei polli? Questo è del pollo. Perché un pollo al posto del pesce? Perché questo signore è copiato dal Gianpietrino. Insomma, ci sono la storia delle copie, si può anche vedere attraverso le copie di copie, con degli errori che vengono messi apposta da alcuni autori. Questa è un'opera meravigliosa che ho avuto l'occasione di vedere in altissima definizione, è un dipinto sono quasi 5-6 metri. Vi faccio vedere un'altra cosa interessante a proposito di quello che vi dicevo prima. Qui eravamo con Lega. La cosa più interessante di questi aggeggi infernali dei caschi è potersi mettere nella realtà virtuale, ma pensate che bello, io ho avuto la fortuna di entrare col casco virtuale e vedere l'ultima cena, un'altra cosa, opera meravigliosa, nello stesso luogo dove vi trovate voi. Ovvero, io mi sono messo qui il casco nella sala del 500, con la sala del 500 ricostruita come era nel 500. La stessa cosa che ho fatto col casco virtuale nell'ultima cena originale, ed è stata un'emozione. Insomma, questa è proprio eccettiva. Vedrete che fra qualche anno arriveranno i caschi con AR e VR. AR vuol dire realtà aumentata, e qui potete vedere attraverso. E vuol dire che in un futuro non tanto lontano, il famoso Meta, ci sarà la possibilità di muoversi nello spazio reale e vedere le ricostruzioni dei monumenti così come erano una volta. Quindi pensate che bello essere nello stesso spazio e vedere virtualmente come era quell'oggetto tanti anni fa. Qui ero al Louvre l'anno scorso e ho ricostruito virtualmente questa stanza che ormai non esiste più. La vedete come era affascinante il Louvre, con tutti questi dipinti aperti, tutta la gente che li toccava, li spostava per copiarli, cosa che oggi non si può più fare. Però è bellissimo con un casco virtuale ricostruire questa stessa scena per poter prendere quei dipinti con i manipolatori virtuali, lanciare la Gioconda, lanciare una statua. È stato divertentissimo e io l'ho fatto direttamente dentro il Louvre. Questa è una ricostruzione di una di quelle sale in base a dei documenti che poi vi farò vedere. Leonardo da Vinci, 1500. Quest'altro signore cosa sta facendo? Sembra lo stesso dipinto, in realtà questo è Leonardo che sta dipingendo la Gioconda. Il documento è storico, però diciamo così non è proprio attendibile, perché ci sono delle cose stranissime, qui c'è una suora, questo non è per niente il luogo dove Leonardo sta facendo queste pitture, questo è uno strumento che forse all'epoca era un po' diverso. Insomma, questa immagine ci racconta che durante i secoli si sono inventati un sacco di storie. Però la cosa più interessante è questo. Le persone, gli artisti per anni hanno sempre copiato. La copia è fonte non solo di bellezza di copia, ma anche fonte di studio, perché senza i copisti noi non possiamo avere tutte le opere. Dove copiavano tutti questi artisti e dove impararono a dipingere? In questo bellissimo libro, che è il trattato della pittura di Leonardo da Vinci, molto molto importante, perché vi assicuro, magari voi pensate che sia una cosa noiosa, ma è uno dei libri più affascinanti, perché... Ci crediate o no, questa è la prima edizione del 1800 stampato in Francia, sembra una roba noiosissima, lo vedete qua, eppure ci sono scritti dei trucchi, magari ve lo faccio vedere, lo lascio qua, ci sono scritti dei trucchi che sono utili anche a chi fa computer grafica oggi. Sembra assurdo, ma è così. Io in quel libro lì ho trovato il fatto che ti dice che per fare un colore si usa il sistema RGB, ciano, magenta, quello che andiamo a comprare le cartucce diciamo così, per la nostra stampante, c'è scritto tutto lì. Oggi chi vuole fare computer grafica 3D, vi assicuro un consiglio, se vi leggete quel libro saprete utilizzare gli stessi trucchi che utilizzava Leonardo per diventare più bravi artisti. Questo è l'esperimento che ho fatto io per i colori, questi sono i vari manoscritti, è il libro che ho presentato l'altra volta, però mi permette di iniziare questa cosa. Come ha fatto arrivare Leonardo a fare quel capolavoro che poi vedremo? Con tanto, tanto lavoro. Guardate quel braccio in alto a destra. Quello è un disegno preparatorio, questo, che Leonardo ha fatto per fare l'ultima cena.
E vi assicuro che è molto più difficile fare questo pezzo di braccio che addirittura quasi un volto o sicuramente le finestre. Perché guardate come è sfumato bene, e queste vesti sono sfumate talmente bene che sembrano vere. Dietro c'è un lavoro enorme. Leonardo da giovane lavorava tutti i giorni e faceva centinaia di questi disegni, ma tanti, ogni giorno, per imparare a sfumare i drappi. È diventato talmente bravo che è riuscito poi a farli anche nell'ultima cena. Ne ha fatti tanti di dipinti, anche a scopo religioso. Guardate questa cosa qua, per il primo dipinto religioso di Leonardo con cui lui ha preso dei soldi è stato questo. L'ultima cena ha fruttato più soldi, perché era il duca che pagava ed era molto più grande, ma questo si potrebbe quasi considerare la prima commissione di Leonardo giovane che guadagna dei soldi con un dipinto. E qui ci racconta una cosa interessantissima. Leonardo non è che voleva fare un angelo in questo luogo, non lo voleva fare, gli è stato commissionato. Questo dipinto è uguale agli altri che sono uguali a questo dipinto, ce ne sono tantissimi. Leonardo ha fatto una delle tante annunciazioni, come il famoso un cenacolo. Questi sono dei trucchi che Leonardo utilizzava. Questo non è semplicemente un bel fiore, come tutti quanti raccontano quando vanno a vedere in un museo, è un giglio. Il trucco che c'è qua dentro sono questi puntini, li vedete? Questi puntini nascondono un segreto. Era la tecnica che Leonardo aveva imparato per trasportare un disegno sopra il muro. Probabilmente lo ha fatto anche con l'ultima cena, anche se l'ultima cena ha delle cose abbastanza strane. Ma probabilmente questo sistema che si chiamava a spolvero, sembrava per fare le fotocopie, diciamo così, da un disegno portarlo sul muro attraverso quei buchini a cui si faceva passare attraverso della polvere, della fuliggine anche, con un piccolo sacchettino. Insomma, questi sono i veri segreti. Guardate questa cosa della simmetria. Incredibile, ma io quando ho visto questo disegno ho pensato, questo è sicuramente un disegno geometrico, perché tagliato a metà? Perché basta piegare il foglio e questa parte qua ci sono altri puntini, li vedete? Per cui ho bisogno soltanto di fare metà disegno per poi ribaltarlo e copiarlo dall'altra parte. Sembra incredibile, ma ho trovato la stessa cosa nell'ultima cena. Ci sono due personaggi che hanno la faccia completamente uguale, ma speculare. L'ho imparato mentre li disegnavo, prima non lo sapevo, l'ho scoperto 2 mesi fa, mentre disegnavo. Probabilmente Leonardo ha usato questi trucchi, li usava per fare delle copie, per fare le copie speculari. Sono tutte tecniche rinascimentali che sono utilissime anche oggi. Chi fa il falegname, qui abbiamo San Gineto che lo sa meglio di me, sa benissimo che per fare degli oggetti di legno non devo fare tanti pezzi uguali, ne metto uno sopra l'altro, li taglio, ne faccio due, poi lo ribalto e ho l'oggetto simmetrico. Insomma, i disegni di Leonardo sono importantissimi, sono bellissimi per capire la storia che ha portato Leonardo a fare quel capolavoro, un po' alla volta. Tutti i disegni sono importanti, anche questo che è il più brutto di tutti. Qui ci insegna Leonardo, che cosa ci insegna in questo dipinto meraviglioso? Una cosa che è utile anche nell'ultima cena, come si fa a disegnare l'acqua? Ovvero il trucco è quello di ribaltare la stessa immagine e fare delle lineettine sulla pittura d'olio. Questa cosa non si può fare con l'affresco. Questa cosa si può fare solo col dipinto ad olio. Ecco perché Leonardo col cavolo voleva fare un affresco al posto dell'ultima cena. L'ultima cena non è un affresco. È quasi come se fosse un dipinto ad olio. Ecco perché è stato distrutto dal tempo e non si poteva fare. Infatti nessun artista ha mai fatto una pittura ad olio su un muro. Ecco la fine che ha fatto, lo vediamo anche dopo. Insomma, questi trucchi Leonardo li aveva imparato, voleva fare i riflessi. I riflessi di cosa? Per esempio sul tavolo ci sono dei bicchieri con dentro l'acqua e il vino. Insomma, Leonardo sapeva benissimo usare la tecnica, aveva sperimentato, a volte non finiva mai i suoi dipinti. Anche questo è un dipinto che è una cosa orribile, ma questo è diverso dall'ultima cena. Questo lui l'ha iniziato e non l'ha finito, mentre l'ultima cena lo ha finito e lo ha distrutto. Interessante anche il fatto che ci sono dei dipinti importanti. Guardate questa scena, non sappiamo se è mai venuta, ma è Leonardo che arriva finalmente dal Duca Sforza, eccolo qua, addirittura c'è la classica scimmietta, ma è una storia che si racconta nell'Ottocento, non è per niente vera questa scena. Però ci fa capire che Leonardo è venuto dal padrone, da quello che aveva i soldi. Alla fine, l'abbiamo visto anche l'ultima volta, Sforza lo ha chiamato soprattutto come ingegnere militare, non come artista. Non è vero che Leonardo era venuto a Milano per suonare la lira e fare il musicista. L'ho anche fatto,
Ma il motivo principale è nel suo manoscritto che ci racconta che lui ha chiesto al duca di essere assunto come ingegnere militare per fargli le macchine da guerra. Poi nel tempo di pace gli ha fatto anche tante cose, tra cui anche l'ultima cena. Insomma, tutti questi pinti sono importantissimi. Questo, per esempio, è importante perché? Perché questo rosso e queste piegature sono gli stessi rossi e le stesse piegature che si ritrovano poi nell'ultima cena. Questo è Salvador Mundi, va da sé, è Gesù, ma è completamente diverso dal Gesù dell'ultima cena. Ve lo faccio notare, ricordatevelo perché è bellissimo. Questo è un Gesù arrogante, frontale, ti guarda fisso negli occhi, ti incute timore, è lui il capo. È l'opposto del Gesù dell'ultima cena, che neanche ti guarda. Non so se l'avete mai visto, ve lo vedremo alla fine, anzi accetto suggerimenti. Gli occhi di Gesù nell'ultima cena sono aperti o chiusi? Questo Salvador Mundi è meraviglioso, perché comunque queste simbologie, guardate questo oggetto, si ritrova nell'ultima cena. Un oggetto misterioso, simbolico, chissà cosa c'è nascosto dietro. Niente, semplicemente Leonardo era abituato a fare i due gioielli, l'aveva imparato talmente bene che li faceva ogni volta, ogni occasione, quindi ne ha fatti gli stemmi che hanno Gesù e gli apostoli, sono semplicemente questi fermagli bellissimi, ma non hanno secondo me nessun significato esoterico. Poi se volete mi fate le domande e ve le spiego. Questo è fondamentale. Leonardo che fa un dipinto viene rifiutato dai frati. Siamo nello stesso periodo, Leonardo, siamo sempre a Milano, fa un contratto per realizzare questo dipinto. Guardate che questo anche sembra lontano, sembra vedere la storia dell'ultima cena. Viene pagato per realizzare un dipinto religioso, lo fa in modo diverso, non mette le aureole, non mette il simbolo religioso della croce, e fa questo angelo qua che ha uno sguardo molto sexy, diciamoci la verità, con questo ditino che dice di là chi, che cosa succede, ci sono tante simbologie, ma guardate questa mano, guardatela bene, quella mano è la stessa mano di Gesù. Adesso, se io fossi un esagerato, volessi vendermi un libro eccezionale per fare chissà che cosa, vi racconterei una storia esoterica sulla mano che ha un significato, su questa mano che è messa così vuol dire P, nel linguaggio dei sordomuti, dei sordi, nella LIS vuol dire P, A, B, C, mi raccomando, imparate la LIS che è fondamentale. Quella lì vuol dire una P. Perché una P? Perché forse è De Predis, che voleva dire P. Per chi era De Predis? Non ve l'ha mai detto nessuno. Voi credete che questo dipinto sia di Leonardo, vero? Così vi dicono, non credete mai a quello che vi dicono. C'è un contratto di questo dipinto, c'è scritto io, Leonardo da Vinci e i fratelli De Predis, prendiamo questo incarico di dipingere quest'opera fatta in questo modo, con questi angeli fatto in questo modo, tutto regolamentato da un contratto, il primo NFT della storia, dove c'è scritto anche che venivamo pagati. Quanto? Circa, ho fatto i conti, sono sui 6-7 mila euro. È pochissimo. Però sì, per esempio del tempo, eh? Ho fatto un po' di conti e Leonardo veniva pagato, ma non Leonardo. La bottega Leonardo e i fratelli De Predis. Vi sembrerà scioccante, ma questo dipinto non è di Leonardo. È al 33% di Leonardo da Vinci. Gli altri due sono i due fratelli De Predis. C'è scritto nel contratto. Sono loro tre gli autori. Bella storia, eh? Insomma, il dipinto non è soltanto interessante per questo motivo, per la mano che troveremo in Gesù, ma il dipinto viene completamente rifiutato dai preti che non gli vogliono pagare i soldi, non gli hanno dato probabilmente un anticipo, lui ha litigato, sono delle cose bellissime che nessuno vi racconta. Leonardo che litiga per soldi, sì, c'era, anche lui aveva dei problemi, anche lui voleva diventare ricco, e invece come tutti gli artisti e le persone geniali vengono sfruttati e gli altri ci guadagnano. Si è arrabbiato tantissimo Leonardo, quasi non voleva rifarlo, è stato costretto a fare la seconda copia per prendere i soldi, perché altrimenti non lo pagavano. Eccola qua la seconda copia, dove addirittura magicamente, mettiamola così, compare una croce, compare l'aureola e questo sguardo diventa meno ammiccante. La mano è la stessa però, come se avesse una fotocopia. Vi ricordate il foglio che vi ho fatto vedere prima con i buchini? Se io ho fatto un lavoro tremendo per fare questa mano fatta così, magari con lo spolvero, prendo lo stesso oggetto e lo rifaccio qua. Non sono mica matto che lo rifaccio da zero. Guardate che Leonardo utilizzava questi trucchi.
Eccolo qua il primo indizio dell'ultima cena. Tra i tanti disegni a Milano, a un certo punto compaiono questi bellissimi disegni, qui si addirittura sembra vedere un pezzo del Castello Sforzesco, ma non lo è. Questo è il volto sovrapposto, lo vedete in fondo all'ultima cena di Leonardo, è un abbozzo talmente preciso, guardate quanto coincide perfettamente con l'ultima cena, per dirvi che addirittura Leonardo era uno che aveva la memoria talmente visiva che riusciva a ricordarsi esattamente come aveva fatto i disegni per farli esattamente uguali. Questo disegno storico è bellissimo perché è Leonardo da Vinci che presenta il progetto dell'ultima cena al Duca di Milano. Tutte fesserie, non si faceva così, è un'invenzione storica. Ebbene, vado avanti. Perché è importante l'ultima cena? Perché vi ho parlato di casco virtuale? Non solo perché dopo vi faccio vedere l'ultima cena virtualmente, e dopo alla fine se qualcuno vuole glielo faccio anche provare, vi faccio entrare nel 1500 nella sala del refettorio. Perché Leonardo aveva praticamente inventato e studiato il modo di realizzare la realtà virtuale. Guardate questi appunti nei suoi taccuini, guardate qua, qui e qui, questo è il modo in cui si vedono gli occhi, la geometria, ma soprattutto questo schema qua è lo schema prospettico per ricostruire una stanza virtuale sopra un muro. Oggi voi lo sapete che la prospettiva rappresenta veramente quello che noi vediamo, lo sappiamo perché siamo abituati, perché ne abbiamo visti tanti dipinti, ma nel 1500 non tutti credevano che quella cosa lì fosse vera e funzionante. Tanto che Leonardo scrive nei suoi taccuini: io devo fare degli esperimenti col fil di ferro per dimostrare che questa cosa è vera. Poi ve lo faccio vedere virtualmente. Vi racconto delle cose perché poi tutte ritornano. Insomma, qui ho fatto un bel po' di lavoro, ho studiato l'ultima cena, sono tanti anni che la studio, ne ho fatti tanti di lavori e vi assicuro che ogni 2 anni cambio completamente idea e rifaccio completamente il lavoro perché mi accorgo di aver fatto delle fesserie tremende. Infatti chiedo scusa, ma il mio lavoro del 2007 ha un sacco di errori. Qui ho fatto una cosa interessantissima, i colori di Leonardo, come ce li descrive. L'ultima cena è un bel problema. L'ultima cena sono 8,80 metri per 8 metri, in realtà più 33 metri per 8, più 8 per 2, per 2. Quanto colore ci andava nell'ultima cena? Ma avete idea di... Ma dov'era il negozio di colori a Milano nel 1500 dove andavo a comprare le vagonate di colore? Non c'era. Era Brera, bravo. Leonardo si faceva i suoi colori in bottega. Probabilmente in quel periodo lui era già diventato un maestro e quindi come lui dal Verrocchio era giovane e faceva i colori in polvere tutto il giorno per il maestro, a lui a quel punto a Milano si è fatto fare i colori in polvere dai suoi assistenti. E in polvere cosa vuol dire? Compravano i minerali. Voi potete farlo anche con un sasso. Ai ragazzi lo dico sempre, prendete un mattone rosso, lo tritate, ci aggiungete un po' di acqua e diventa tempera, ci aggiungete un po' di olio e diventa colore d'olio. La particolarità per fare un colore bellissimo è non tanto, diciamo così, andarci di martello e spezzarlo e distruggerlo in polvere, ma poi farlo finissimo, finissimo, finissimo. E qui ci vuole tantissimo lavoro. I colori base che sono scritti in questo libro qua, che sono gli stessi che Leonardo ha utilizzato, sono gli stessi che noi compriamo, non ci crederete, ma noi li compriamo in polvere. Questa polvere qua, la vedete? Sbaglio, è la stessa polvere che voi trovate nei toner delle stampanti. Non è proprio la stessa cosa, ma è incredibile come la tecnologia sembra che chissà dove viviamo, invece le stesse cose che oggi abbiamo, che guardiamo, sono scritte in quel libro del 1500. Questo è l'ultimo lavoro che ho fatto, è il libro che adesso vi presento, con cui vi presento questa ricerca sull'ultima cena. È uscita da poco la seconda edizione, che è La realtà aumentata. Ho addirittura cambiato tutte le immagini del libro perché le ho migliorate con i nuovi studi. Questa è la rappresentazione che ormai l'avete vista in anteprima e secondo me una delle tante possibili ipotesi di come doveva essere l'ultima cena nel 1500, completamente diversa da quella che vedete oggi. Chi è che di voi non è stato a vedere l'ultima cena? Ci siete andati tutti? Primo, non lo so, ci siete andati a vedere l'ultima cena? Sbaglio o è triste entrare in un luogo completamente bianco? Sembra triste. Sappiate che quello, lo sapete anche benissimo, ci siete andati, che quella, diciamo così, quella struttura è stata rifatta completamente perché è stata completamente distrutta durante la guerra e soltanto le due pareti del Montorfano di Leonardo sono sopravvissute, per cui gli hanno ricostruito tutto intorno. Ma tanti, tanti anni fa era tutto diverso lì dentro. La Gioconda,
Importante anche lei perché? Perché se ci pensate, la Gioconda, prima dell'ultima cena, è una finestra virtuale. La Gioconda è un rettangolino che deve essere di 60 centimetri, come quell'oggetto nascosto lì sotto misterioso che dopo alla fine vi faccio vedere, 65 centimetri per 40 qualcosa. Perché deve essere così? Non può essere più grande, non può essere più piccola. Perché se tu la metti ad altezza occhi, attaccata a una parete di una casa, quella lì diventa una dama che sta lì. È uno specchio, sei tu da giovane, sei la dama che si specchia. O è la tua amante o la tua moglie che vedrai sempre giovane e bella. È la realtà virtuale del 1500. Ci avete mai pensato? I dipinti erano la realtà virtuale. Perché io come faccio a viaggiare con la mente indietro nel tempo a vedere posti meravigliosi come oggi facciamo con i caschi virtuali? Attraverso i dipinti. Quindi il signor del Giocondo ha chiesto a Leonardo, ti do dei soldi, fammi mia moglie in un ambiente molto bello, io me l'attacco a casa e so la finestra con lei che sta su un davanzale, su un fondo, ma adesso non ci possiamo occupare della Gioconda, ne abbiamo parlato l'altra volta. Questa per esempio è la mia ipotesi di Gioconda ricostruita digitalmente per vederla per la prima volta, l'ho presentata l'altra volta, è una mia idea di quello che poteva essere la Gioconda restaurata e dipinta addirittura anche con le piccole ciglia che sono completamente scomparse. Questo è un esempio non tanto di restauro digitale, ma di ricostruzione digitale, che è quello che poi ho fatto e vi farò vedere alla fine con l'ultima cena. Grazie, l'acqua. Ah no, qui si vedono bene le ciglia, le vedete? Le ciglia sono completamente scomparse perché la Gioconda, non so se avete presente cosa è successo, ma è stata rubata, messa sotto terra, messa sotto il letto. Ne ha viste tutti i colori e si è completamente distrutta la superficie, quindi le ciglia probabilmente si sono anche perdute perché era l'ultima cosa che Leonardo dipingeva. Esattamente quello che è successo all'ultima cena. Ebbene, guardate questa cosa interessantissima. Questo è un manoscritto dei tanti di Leonardo, è un codice di Leonardo. In questo caso è il manoscritto A, poi c'è il B, il C, il D, lui non l'ha chiamati così, eh. In questo manoscritto, a un certo punto lui fa tantissime cose sulla geometria, sui pesi, un po' abbastanza noiose, eh. Ma sulla prima pagina, non so se lo vedete, su questa prima pagina qua, lo vedete lì piccolino, fa un disegnino stranissimo. Guardatelo bene. Non voglio rubarvi troppo tempo, è noioso, ma questa cosa è incredibile. Leonardo dice, io Leonardo, se vado vicino a una specie di arco, vedete qua, dove viene, arriva la luce del sole, e la mia luce... Diciamo così, io sono investito dalla luce che arriva dall'arco, proietto un'ombra sul terreno, sulla stanza dentro, non lo so. Questa è l'ombra proiettata dell'arco più di Leonardo da Vinci. Praticamente Leonardo disegna la sua ombra e l'arco. Perché fa questa cosa? Intanto c'è una cosa incredibile, questo è il prima silhouette, è il vero autoritratto, ma solo il silhouette di Leonardo, che si può trovare nei suoi manoscritti. Ma è interessantissimo perché, diciamo, cos'è, un pazzo si mette a fare le ombre? No, questa è una cosa che solo oggi chi fa computer grafica avanzata coi computer sa. Ovvero, se io ho un'ombra, in modo strano, quando la vedo, questa, anche se la mia testa in realtà non tocca l'arco, ma ci passa soltanto anche un centimetro, mi aspetterei che l'ombra abbia quella zona di luce. E invece no, la luce si comporta in modo stranissimo, per cui alla fine le ombre si attacca. Vedete questa specie di cornina che c'è in alto? È l'ombra che viene attaccata di Leonardo alla silhouette diciamo così, dell'arco. Leonardo si chiede, ma come caspita è possibile che l'ombra si attacca? Non si può attaccare. C'è un fenomeno fisico interessantissimo che lo descrive, sapete benissimo che la luce non è una cosa semplice, è un fenomeno ondulatorio complicatissimo, per cui si possono ottenere degli effetti ottici stranissimi. Leonardo lo ha scoperto, lo ha disegnato e ha studiato in modo tale da dire, attenzione a me stesso, se io devo fare un dipinto che inganni le persone, uso anche questi trucchi. Quindi qui Leonardo, attenzione, non è più un pittore come Michelangelo, qua è uno scienziato che studia come funziona la luce e le ombre per fare un dipinto ancora migliore. Tutte queste cose rientrano in quel capolavoro che è andato perduto, per cui la gente si è meravigliata perché gli sembrava di vedere una fotografia. Eccolo qua, ingrandito, eh? Questa qui è la, diciamo così, l'ombra attaccata, ma la cosa più curiosa di tutte, ve lo dico già adesso, è questa silhouette. Vedete che ci sono i capelli un po'... Chi vi ricorda questa silhouette?
Ma sbaglio? No, la Gioconda no. Sbaglio è la stessa posizione del Salvador Mundi o di Gesù dell'ultima cena. Poi lo vediamo. Insomma, cosa ho fatto tra le tante cose che si possono fare? Ho fatto tanti di lavori, secondo me anche molti sbagliati. Ultimamente ho preso questo documento del 1800, che è una bellissima ricostruzione di quello che poteva essere. È come se fosse una favola, ok? Come poteva essere Leonardo mentre dipingeva l'ultima cena nel 1500? Questa è una scenetta divertentissima, perché si vede Leonardo che lavora a quest'ultima cena, ha questo grande tavolone gigante qua, probabilmente gli artisti lo usavano anche grande, dove ci attaccava dei fogli per disegnare, c'è tutta una bellissima impalcatura curiosissima, una scaletta, qui ci sono i frati che probabilmente mi sbigliano, dico quello lì non sta mica finendo, deve finire il lavoro, perché c'era la leggenda che Leonardo non voleva dipingerla e andava la mattina, faceva due pennellate e poi se ne andava via. E i priori si arrabbiavano, i frati si arrabbiavano, sapete perché si arrabbiavano? Perché lì ci dovevano mangiare, quello era un refettorio. Avevano chiamato Leonardo, non loro, il Duca di Milano, gli hanno detto al Duca, per favore facci questa cosa, e il Duca ha detto, vi mando un pittore, lo pago, probabilmente è stato pagato anche con una famosa, diciamo così, partita di vino, si racconta, è stato pagato Leonardo, e Leonardo ha fatto questo lavoro, ma non ci aveva per niente voglia, tant'è che si racconta la leggenda per cui il capo del priore, non vi sto a dire nomi noiosissimi, a un certo punto lui si arrabbia e dice a Leonardo di fare in fretta perché lì dovevano mangiare, lui allora per vendetta sembrerebbe, si racconta, che abbia fatto Giuda con la faccia del capo del priore per prenderlo in giro. In realtà poi non è così, perché la faccia di quella persona storicamente è diversa, ma possiamo crederci perché è divertentissimo. Questo è interessantissimo perché io da qui sono partito, perché ho pensato, è l'unico indizio che abbiamo storico. Come non c'erano le fotografie nel 1500, quindi questo deve essere un ricordo di qualcuno a cui è stato raccontato come Leonardo aveva dipinto, che probabilmente è andato a vedere quel refettorio e l'ha ridisegnato. Ma la cosa bellissima è questa. Qua sopra c'è tutto dipinto. Oggi non è più così. Ma che cosa c'è qua sopra? E c'era il dipinto. Questo è sempre Leonardo che, diciamo così, va a corte, si prosta. Questa è interessantissima, questa foto è curiosissima, è una specie di rompicapo prospettico. Non so se l'hanno fatto apposta, ma guardate che bella che foto è questa. Qui siamo nel refettorio, tanti anni fa, in cui tutti i copisti si facevano le loro copie nei quadretti, ok? Ma guardate che bella foto, l'hanno fatta in modo tale che la prospettiva della stanza reale continui perfettamente con la prospettiva della stanza virtuale. Avevano capito tutti, questo fotografo era veramente bravo. È una cosa difficilissima da... Vedete questa linea che congiunge? Se solo ti sposti un pochino, non ce l'hai questo effetto. È come se, vedete, ecco che cos'è, è una stanza dentro la stanza. Qui ho fatto tutti i ridegni, ho calcolato queste cose, ci sono quindi due punti prospettici, il punto prospettico del disegno e il punto prospettico invece della stanza di Leonardo, che non può cambiare perché è piatto. Queste sono tutte le prove che ho fatto durante gli anni e alla fine questa è l'ultima ricostruzione che ho fatto, è stata ripubblicata la seconda edizione, dove c'è la nuova mia interpretazione, che parte soprattutto da un dipinto che è una copia, che quello lo ammetto. Il lavoro l'ha fatto Gian Pietrino per me al 90%, io ci ho lavorato non tanto quanto il Gian Pietrino. Ho preso il Gian Pietrino e l'ho modificato in modo tale da farlo entrare, modificando tutti i personaggi, spostandoli, esattamente nella posizione in cui devono essere messi in questa scena. Cose curiose, poi vediamo nella realtà virtuale, ve lo faccio vedere, ma questo è interessantissimo. Io ho rifatto tutti i disegni a mano, uno per uno, di tutte le parti, le cartelle, gli stemmi, questo qui per esempio, questo qui è un bellissimo un disegno che è grande, circa 3 centimetri, che è una gabbia che va all'interno degli arazzi che sono dentro l'ultima cena. Vi assicuro che il disegno, perché vi faccio vedere queste immagini, perché anche se io lavoro al computer dalla mattina alla sera, insegno computer grafica, vi garantisco, vi posso giurare e credetemi, il disegno a mano è potentissimo. Il disegno a mano è potentissimo per studiare, per capire. Io non ci volevo credere, ma ogni volta che io rifaccio i disegni di Leonardo, mi metto lì a studiare, a rifare con la mia mani un disegno, quindi fatelo anche voi, anche se dite che non siete capaci, è fondamentale, perché tutte le volte che voi fate un disegno dovete per forza sforzarvi di capire quello che state disegnando. Ci mettete tantissimo tempo e si scoprono delle cose bellissime. Tutti i particolari, quindi, addirittura, si possono, mentre li disegnate, se voi fate questo disegno a mano, capite che questo è un cerchio, ma qui dentro ci deve essere qualcosa, questo è un fregio. Questo,
quando disegnate quell'altro è uguale, nel fare questo lavoro io sto studiando e sto capendo che tutti i fregi sono diversi. Due personaggi dentro l'ultima cena sono uguali ma simmetrici. Ci sono tantissime cose che si scoprono disegnando, vi assicuro che è importantissimo, quindi non smettete mai di disegnare. Indovinate da chi dovete imparare? Leonardo, che ha sempre disegnato per tutta la sua vita. Questo è interessantissimo. Il copione Leonardo ha copiato l'effetto prospettico dal ghirlandaio. Ghirlandaio era un pittore nel 1480, non importa dove, che ha fatto una delle tante ultime cene. Quest'ultima cena del ghirlandaio, vedete che è una volta dentro una volta, è come se fosse quella stanza virtuale dentro la stanza. Quindi non è di Leonardo l'idea di fare una stanza virtuale dentro la stanza, ma lui l'ha visto a Firenze, l'ha rivisto da altre parti, e ha detto, bella idea, gliela rubo. Ha fatto così in tutte le cose che studia. Questa è la differenza tra quello che ho dovuto fare io spostando i personaggi tra il Gianpietrino e la nuova composizione, perché il Gianpietrino non aveva una macchina fotografica, doveva dipingere, ma stranamente ha spostato degli oggetti, ha spostato delle cose, inventato degli oggetti che poi vi faccio vedere. Una cosa curiosissima, nella testa di Gesù, e l'ho rivisto ultimamente proprio dal vivo, è stato bellissimo, in quella macchiazza orribile che è il dipinto visto da vicino, c'è un bel buco. Nel buco che sta sulla tempia di Gesù, probabilmente Leonardo aveva messo un chiodo. Perché? Per attaccarci dei fili. Perché? Perché se la vedete, l'ultima cena è tutta prospettica, ha quelle linee lunghissime. Stiamo parlando di linee che dal centro arrivare al bordo sono circa 4 metri. In un disegno, a casa mia, a casa vostra, prendete una squadretta e tirate. Ma su una parete di 8 metri, fare una riga dritta di 4 metri non è mica assolutamente facile, ma neanche oggi. E allora Leonardo utilizzava il trucchetto delle corde, ci attaccava le corde al centro, le teneva belle tirate fino dove? Fino a un punto della stanza in cui magari coincideva la stessa finestra o la stessa porta, per cui poteva tracciare, ma non con una matita. La cosa bellissima nel poter essere andato anche nell'ultima cena a vederlo dal vivo è stata un'emozione, perché ho scoperto il trucco che usava Leonardo, se lo sapevamo già, ma a vederlo è un'altra cosa. Leonardo ha preso un bel coltello e il muro l'ha proprio solcato con delle linee profonde, l'ha tagliato il muro per fare quelle linee. Faceva prima, non lo so, perché l'ha fatto, non si sa. Sicuramente ci sono delle tracce di, diciamo così, di chiamiamolo un coltello, un oggetto per tagliare, che ha lasciato dei solchi dentro l'ultima cena. Tutto l'impianto prospettico è bellissimo, è curatissimo, ma ha un grandissimo difetto. Il centro prospettico è quello dove noi dobbiamo guardare per avere l'illusione, giusto? Avete mai fatto un videogioco come Fortnite o un altro GTA? Il videogioco lo vedete davanti allo schermo, no? Il vostro occhio al centro, al cinema, se siete al centro è meglio. Bisogna essere alti 4,40 m per poter avere l'occhio alla stessa altezza corretta della prospettiva. C'è qualcosa che non va, questa è la ricostruzione che avete visto prima di quell'impianto. Siamo sicuri che da questa parte arriva la luce, perché quando ci sono andato anch'io è bellissimo, si vede la luce che arriva radente ed è un'emozione bella, perché ti fa sembrare vero un dipinto che ha la stessa illuminazione dell'illuminazione reale. Questo è un altro trucco terribile e bellissimo. Se io faccio un ambiente virtuale, con le ombre, vedete che questa parete è scura e questa parete è chiara? Lo vedete? Se l'hai inventato? Sì, io posso fare una scura, una chiara. Perché tutte chiare, no? Perché così facendo, io di qua ho la luce che passa di questa parete, qui la parete è scura, anche qui ho tre finestre, una, due, tre, che vanno dentro la luce, quindi la luce che c'è in questa scena, anche se è mezza inventata, comunque riprende la luce vera. È un trucco tremendo, perché così facendo ti sembra che quell'oggetto sia reale, perché ha la stessa illuminazione. Se solo lui avesse fatto le ombre in modo diverso, l'occhio nostro non viene ingannato, lo vede subito che è finto, ma così sembra vero. Sul sito Liu, lo vedete qui, l'anno scorso abbiamo inserito una mostra virtuale che potete vedere gratuitamente, anche io qui sono stasera gratuitamente, tutto gratis. Qui si entra nell'ultima cena e potete vedere l'ultima cena ricostruita virtualmente con anche un paio di occhialini.
ve lo potete mettere su un casco, vedere su un cellulare, la grafica non è di quella potentissima di GTA che dopo vi faccio vedere con un'altra cosa, ma in questo modo voi potete entrare in una mostra virtuale con il vostro cellulare. Cercate l'IU, il mio nome, e trovate la mostra virtuale, potete ci entrare. Vi racconto una cosa bellissima, poi fra 10 minuti ditemelo che entriamo nella realtà virtuale. Tutto questo lavoro io l'avevo fatto per 20 anni, ho studiato L'Ultima Cena. Porca miseria, 2 o 3 mesi fa vado a vedere L'Ultima Cena originale, mi fermo davanti al muro, guardo da vicino questa cosa qua che vedete anche voi che cos'è, la tovaglia, e dico, porca miseria, ho sbagliato tutto. Io negli ultimi lavori, nelle conferenze che ho fatto in questi anni, ho sempre raccontato che Leonardo non ha disegnato i decori, che in realtà si vedono malapena su altri dipinti, perché intanto non si vedono, si vedono malissimo, ma soprattutto perché nel dipinto tipo nel Gianpietrino, in altri autori, questo per esempio, guardate, eccolo qua, non si trovano questi decori. Cos'è sto mistero che a volte ci sono e a volte non ci sono? Allora io mi sono detto, sbagliando, se non ci sono vuol dire che probabilmente Leonardo non li ha fatti e qualcuno li ha aggiunti dopo. Ho sbagliato completamente, ho visto da vicino e vi assicuro che vedendo da vicino questa superficie, molto da vicino, da lontano non si vede. Questi sono i decori che sono in scala piccolo così, attaccati alla parete dell'Ultima Cena. Sono veramente dei disegni fatti sull'intonaco, quindi non possono essere stati fatti dopo, e sono quindi originali di Leonardo. Quindi la ricostruzione deve avere i decori. Questi decori li ho studiati tantissimo, non vi sto a annoiare, sono bellissimi, ve li faccio vedere una cosa curiosa. Questi sono i decori che vedete lì, in scala 1:1. Ovvero, questa è la vera stoffa, e quello che vedete lì è la quantità di materiale, sono 5 metri per 4, di stoffa, che è esattamente la larghezza geometrica precisa della tavola dell'Ultima Cena. La cosa curiosa è che questo è in scala 1:1 con noi, ma nel dipinto questo è quasi 2 volte più grande. Perché? Lo vediamo dopo. In realtà gli studi sono stati già fatti nell'Ultima Cena dell'Etna del 1909, tutti questi studi sono stati fatti, addirittura hanno ricostruito anche le lunette, hanno ricostruito gli arazzi, però li hanno divisi. Io ho cercato di prendere tutti questi indizi e cercare di metterli insieme con l'originale fotografato e ho ricostruito i decori. E ho scoperto, disegnandoli con le mani, perché l'ho fatto col computer, l'avevo fatto simmetrico come fanno tutti, perché sembrano simmetrici. Poi disegnandolo con la mano mi sono reso conto che in realtà sono diversi. Il decoro destro è diverso da quello di sinistra. Non c'è nessun significato esoterico, semplicemente sono talmente distanti i decori, 8 metri, per cui magari da una parte è iniziato in un modo, dall'altra parte magari una settimana dopo ha cambiato il decoro. Questa è la ricostruzione degli arazzi già fatta da altri studiosi, mi sono ispirato, ma ho cambiato. Queste foglioline, secondo me, sono delle stelline, non sono delle foglie. Diciamo che oggi si può interpretare quello che si vuole, perché questa roba è tutta distrutta, però secondo me queste anticamente erano delle stelline, dorate addirittura. Vi faccio vedere una foto curiosissima, qui sembro Giuda, vero? Con la barba, l'ho fatta apposta. Che rimanga tra di noi, c'è un posto a Firenze bellissimo, che non conosce nessuno, dove nessuno può andare. Dovete andarci con la bicicletta o a piedi, non ci si può andare in macchina. La chiesa di San Bartolomeo. Se avete la fortuna come me di conoscere il custode, non vi dico chi è, andate lì, sono andato lì la mattina prestissimo e mi sono visto la stessa scena con le stesse ombre, con gli stessi tavoli che secondo me Leonardo ha disegnato nell'Ultima Cena. Qui fuori si vede Firenze. Questi tavoli sono bene o male gli stessi che Leonardo ha dipinto, perché siamo nel 1500. Questo era il luogo che Leonardo ha frequentato a Firenze, perché lì ha ambientato quel dipinto che vi ho fatto vedere mezz'ora fa. Vi ricordate che l'Annunciazione, la donna e l'angelo, avevano sulle spalle una chiesa con un muretto? Quel muretto sono esattamente il muretto della chiesa di San Bartolomeo a Firenze. Ci potete andare solo a piedi, è dove c'è la limonaia. La cosa bellissima è che questo paesaggio che si vede la mattina, questa è Firenze, è bellissimo. Questi sono gli stessi alberi che Leonardo disegna e mi ha raccontato il custode che 3 di quegli alberi sono proprio quegli alberi che Leonardo ha disegnato, perché hanno più di 500 anni. Quindi Leonardo era abituato a vedere queste guardate questa cosa bellissima di queste
nuvole e questo personaggio. Vedete questo paesaggio che sembra tagliato, e ogni volta che io vado in fondo diventa sempre più chiaro. Qui Leonardo ha imparato la grossezza dell'aria, lui la chiama. L'aria è un medium, è come se fosse la nebbia, c'è sempre questo fenomeno. Quindi più tu vai lontano, più qualsiasi cosa che tu disegni nel tuo dipinto deve diventare sempre più chiaro, quasi poi alla fine sconfonderci col cielo. Quindi praticamente qual è il trucco? Io qua dipingo una casa di marrone, questo è il cielo azzurro, la casa che sta in mezzo deve essere mezzo azzurro, mezzo marrone. Più vado avanti, più diluisco il colore con quello di sfondo. È un trucco che lui ha imparato ed è esattamente quello che c'è nell'ultima cena. Quindi questi paesaggi, queste divisioni sono esattamente quelle che c'è nell'ultima cena. Qui ho fatto un grosso lavoro di, diciamo così, di ricalcolo della posizione degli apostoli. È stato utilissimo questa bellissima, ci si vendono questi gadget che sono simpatici, ma la cosa interessante è capire quando si comprano questi oggetti e cercare di capire, e si capisce che qua c'è un groviglio di persone. Questa è la vista dall'alto dell'ultima cena. Intanto qui si vedono esattamente i piatti e tutti gli oggetti. Li ho dovuti ricalcolare 10 volte, perché ogni volta che li studiavo ne sbagliavo qualcuno. E l'ultima volta, vi assicuro che 2 giorni fa ho cambiato 2 piatti perché avevo capito che erano sbagliati. Qui c'è un Gesù al centro, con le 2 mani, destra e sinistra. Poi c'è tutto questo gruppo di 3+3, altri 3+3. E questo groviglio di esseri umani, è improponibile fisicamente. Non ci possono stare 3 persone sedute su 3 gasbelli, tutte attaccate in questo modo. Ci ho provato una volta a farlo, ma non ci si riesce proprio. Quindi vuol dire che in realtà non c'è uno studio anatomico, non ha usato dei personaggi reali, perché altrimenti si sarebbe accorto di alcune cose che poi vi faccio notare. Questa invece è la vista che si vede se Leonardo avesse disegnato l'ultima cena in modo prospetticamente corretto dal basso. Nel senso che se lui lo fa in alto, quell'ultima cena, noi non possiamo vedere sul tavolo, perché è alta, giusto? Quindi non possiamo vedere tutte le cose che ci sono sulle stoviglie. Questa è una prospettiva a 1,80 m. Ecco perché forse Leonardo ha detto no, non lo posso fare così perché sennò è banale, e no, io voglio far vedere le cose. E allora ha tirato sulla prospettiva, ingannandoci e facendo un errore, che però poi ha portato la fortuna dell'ultima cena. Lì vedete tutti i nomi dei personaggi, non ha molta importanza, ma i personaggi li trovate, sono sempre gli stessi. C'è anche uno che si chiama Taddeo, mi è sempre curiosito perché ha lo stesso mio cognome. Che ci fa un manoscritto nel codice atlantico dentro l'ultima cena? Ho sbagliato slide? No. La cosa curiosissima è che studiare Leonardo è bellissimo, perché mentre lui sta facendo delle molle, delle trivelle, dei cavatappi, a un certo punto qua diventa, indovinate cosa c'è qua? La saliera, la coppa dell'ultima cena. Eccolo qua. Qui c'è scritto bacile, boccale, salerolo e tazza. Il salerolo è la saliera. Questi sono gli oggetti, per cui poi lui li disegna. Ecco come ho fatto il modello tridimensionale nuovo, partendo da questi studi. Perché? Perché? Perché senza di questo noi non ce l'abbiamo il disegno, perché è completamente distrutto. Quindi io ho preso i manoscritti di Leonardo per ricostruire questa tazza, che è esattamente quella dell'ultima cena, perché qua c'è scritto cos'è. Queste tazze si ritrovano anche qua. A proposito della bellezza della geometria. Sembra noiosa la geometria, ma guardate che la geometria in Leonardo si trasforma in decoro per la veste magari del Salvador Mundi, in oggetto magico e anche in tazza, perché questa è la tazza tagliata a metà in cui lui disegna soltanto la sezione, che è quello che poi oggi si fa quando si fa computer grafica. Curiosissimo strumento, guardate che roba. Questo è uno strumento complicatissimo per tirare su contemporaneamente con questi gancetti una tela gigante da pittore. Probabilmente Leonardo in quel periodo aveva anche l'idea di dire come faccio a tirare su il disegno preparatorio, oppure come faccio a tirare su una tela per dipingere, e studiava tutte queste macchine per tirare su questi aggeggi. Quindi vuol dire che quando ha fatto l'ultima cena aveva tantissime macchine in mente che le ha costruite per poter salire, scendere e muoversi facilmente nell'ultima cena. Vi faccio vedere anche altre cose curiose, sono le mani intrecciate, sono tantissimi disegni di Leonardo. Questo è curioso perché è il disegno preparatorio che Leonardo fa non dell'ultima cena, ma è lui che studia l'ultima cena. Lui era ignorante in religione. E allora cosa fa? Studia i personaggi, questo è Gesù,
E qui sopra si addirittura appunta i nomi di ogni personaggio. Questi sono la parte di destra e questa è la parte di sinistra. Perché questa non è l'ultima cena di Leonardo? Perché Giuda, eccolo qua, è disegnato dall'altra parte del tavolo. Non vi sto a fare la storia delle ultime cene, ma ci sono migliaia di ultime cene. Prima di Leonardo, Giuda è sempre stato disegnato dall'altra parte del tavolo, per essere individuato come Giuda, separato dagli altri. Ebbene, una cosa curiosa, in questo disegno in basso a sinistra c'è un'impronta, forse quella di Leonardo, non lo sappiamo, non importa, ma è curioso. È curioso perché poi ci sono dei matti che vanno a prendere il DNA, a vedere se c'è il DNA, ma chi se ne frega del DNA? Non fate questo errore. Anche se dovessimo trovare un Leonardo da Vinci morto e non c'è il suo cadavere, meno male, è totalmente inutile andare a prendere il pelo di Leonardo per fare il DNA, per vedere qual era geneticamente, perché è il messaggio più sbagliato che possiamo dare come insegnanti ai nostri figli. Perché se noi diciamo che Leonardo era predisposto geneticamente a diventare un genio, allora i nostri figli ci rispondono, beh, allora io non posso fare, non posso diventare Leonardo. Che è la cosa più brutta che possiamo dire. Si deve dire l'opposto, non importa dove è nato Leonardo, non importa quale DNA aveva, tutti possiamo diventare Leonardo se facciamo come lui, imparando e studiando la mattina e la sera. Questi sono tantissimi disegni, non ve li sto annoiare tutti, sono tutti disegni preparatori di, per esempio, Giuda. Il disegno è perfettamente lui, questo l'abbiamo già visto, questo è Tommaso, questo è Zelota, l'ultimo in fondo a destra. Guardate la forma dell'orecchio e la testa e il naso. Questo è l'ultimo personaggio a destra, l'ho ridisegnato a mano e mentre lo disegnavo avevo difficoltà a fare l'orecchio. Sapete come ho fatto? Non lo diciamo a nessuno. Ho preso il disegno del primo apostolo, Bartolomeo, ho detto ma è la stessa cosa, ho girato il foglio ed era uguale. Questo vuol dire che lui probabilmente, come ha fatto i puntini per fare da una parte all'altra, probabilmente gli stessi sagomi ormai ce li aveva nella testa, destra e sinistra, potevano essere fatti anche con un disegno di quelli che sapete anche voi, quelli fatti a fotocopia. Cos'è questa roba? Anche qui mi è scappato un no. Questo è un bellissimo, diciamo così, script. Questo è di, credo che sia Pulp Fiction, e questo è Stanley Kubrick. Qui, Pulp Fiction e Stanley Kubrick fanno i script per i film. Dove cosa ci sono in questi film? C'è scritto cosa fanno gli eroi, come si fa il cinema. È, diciamo così, lo scritto preparatorio per poter fare il film. Leonardo ha fatto la stessa cosa. Nei suoi taccuini ci sono esattamente gli stessi fogli dove lui dice qui c'è un signore che si sposta, l'altro tira il saliere, l'altro sta guardando, l'altro fa un movimento e descrive nei suoi taccuini tutti i personaggi nella loro posizione, come se fosse un film. Ha fatto proprio uno scritto cinematografico, Leonardo. Eccolo qua. Guardate questo foglio piccolissimo, bellissimo, è un manoscritto piccolissimo. Non so se l'avete mai visto, ma questi sono i veri manoscritti di Leonardo. Sono piccolissimi. E perché sono così piccoli? Perché devono stare in tasca. Perché devono stare in tasca? Perché sono come il nostro cellulare. Andiamo in giro, vediamo una cosa bella, prendo appunti. Perché Leonardo ha fatto questa cosa qui? Lui era a Milano, stava camminando, non c'aveva voglia di fare altro, stava studiando per fare l'ultima cena, vede un signore bello, affascinante, e appunta, fa il disegnino, tira fuori il taccuino, gli viene in mente quell'altro, vedo San Gineto che ha una barba bellissima, lui gli faccio fare San Bartolomeo. E disegnava tutti questi personaggi e gli scriveva l'altro con le mani aperte mostra le palme di quelle e le alza, le spalle in vere le orecchie fa la bocca della meraviglia. Ah! Questo chi è? Giacomo Maggiore. Non vi sto a annoiare con i nomi, sennò altrimenti facciamo notte. Insomma, qui ci sono tutti i personaggi descritti non per nome, non gliene fregava niente del nome a Leonardo, ma per le azioni. Questo è uno script cinematografico come quello di Stanley Kubrick. Perché Leonardo descrive come se fosse un film che l'altro, mentre si sta voltando, tiene un coltello nella mano e uno zaino sopra nella tavola. I 33, cosa sono? 30 o 33? Denari. Questo è un manoscritto importantissimo con cui sono riuscito a ricostruire le stelline, le stemmi tanti anni fa, ma lo si trova al Castello Sforzesco ed è bello e affascinante. È triste invece, torno indietro. Mi dispiace, vi sto rubando tantissimo tempo, ma è bellissima questa cosa. Vi posso raccontare questa cosa terribile? Questo che cos'è?
Questo è lo stemma centrale che c'è nell'ultima cena, quelle famose tre lunette che avete visto. Nessuno ci fa caso, dice, sono le tre lunette, ci sono dei disegni, sì, niente di importante, frutta varia. Ci sono gli stessi disegni che trovate oggi nella sala delle aste, bellissimi per carità, ma sono i soliti decori. La cosa più interessante, curiosa e terribile è questa. Lu be sf dv. Ma est an ml. Ludovico Maria Sforza. Questi sono i committenti dell'opera. Attenzione, so che sto dicendo una cosa terribile, ma io ci credo. Di chi è l'ultima cena? Quando voi prendete e comprate un quadro, in basso a destra si fa la firma, o in alto a sinistra si viene firmato l'autore. L'autore di questa gigantesca opera, che si firma al centro col suo nome, chi è? Lo Sforza ha pagato Leonardo per fare un'opera, e gli ha detto fammi quest'opera. Attenzione, un discorso che andrebbe delle ore sarebbe bellissimo affrontare. Ma uno dice, ma è ovvio che è di Leonardo. No, perché oggi, negli anni 2000, addirittura alcune opere d'arte non sono di chi le fa veramente, ma di chi gliela commissionate. O degli amministratori delegati della società. Non degli artisti veri che lavorano e si fanno un mazzo tanto. Non vi faccio nomi che è meglio, ma è uno che si chiama Cattelan, che ha guadagnato un sacco di miliardi. Si è scoperto che cosa? Che lui andava dal suo artista di fiducia e diceva, senti, fammi quello lì fatto così. E lui lo lavorava, lo pagava 1.000-2.000 euro, poi questo Cattelan gli andava a prendere l'opera, la metteva fuori e diventava 10 milioni di euro. Chi è l'autore di quell'opera di Cattelan? Lui che ha detto fammi un papa colpito da meteorite? O l'artista, l'operaio che si è messo lì ha fatto l'opera, il Papa? Ditemelo voi, di chi è? Non è una domanda seria, di chi è quell'opera? Oggi legalmente quell'opera è di Cattelan, perché lui ha avuto l'idea, lui l'ha commissionata, lui ha pagato quell'autore, giusto? E allora, se è così, se noi applichiamo quelle orribili leggi che ci sono oggi, quest'opera è di Sforza, non di Leonardo. Pensateci, è brutto? È bello? È così. Le cose stanno cambiando così, ma è così. Non è Leonardo, non ha mai firmato un dipinto o un scritto Leonardo da Vinci. Al tempo di Leonardo i dipinti erano di chi li comprava. Guardate cosa ho trovato, una cosa meravigliosa, un indizio bellissimo. In questo taccuino incredibile c'è questo disegno stranissimo di una specie di chiave, questa è una specie di chiave, grossa, sarà circa 10 centimetri, però poi c'è questo schema stranissimo, lo vedete? Ci sono tre volte, c'è questo arco e c'è un numero misterioso, 14. Indovinate che cos'è il numero 14? Appena l'ho visto ho detto, cos'è sto 14? 14, quando Leonardo disegna un numero puro, è un scienziato, è un ingegnere. Chi è che di voi è ingegnere e ha studiato il disegno? Voi sapete che quando noi oggi troviamo un disegno, scritto un numero, 77, e non c'è scritto niente, internazionalmente è una codifica per vuol dire 77 mm. Ebbene, nel Rinascimento Leonardo, quando scriveva 14, voleva dire braccia. 14 braccia sono così, 14 volte così. Circa 60 centimetri, fate un po' i conti, 8,80. Questo è il rilievo, è la prima opera che Leonardo fa, di rilievo per studiare l'ultima cena che poi verrà fatta esattamente in questa dimensione. Quindi lui ha studiato tutto per l'impostazione, ha fatto tutti i suoi lavori e alla fine è riuscito a fare la... sono andato troppo veloce. È il momento di farvi vedere col casco virtuale se funziona e vi faccio vedere una cosa bella. L'ho anche senza realtà virtuale, quindi adesso dovete avere pazienza un attimo, lo avvio. Ok, vediamo se funziona. Ci siete? Allora, aiutatemi, ditemi se cado, Lo dite? Mi raccomando, non fatemi cadere. Allora, ci troviamo davanti a una candela. Queste sono... Ecco perché. La vedete quella luce fortissima? Va sul mio casco e non gli fa capire più niente. Quindi dopo lo facciamo con le luci accese. Eccoci qua. Allora, non è la stessa cosa, io mi sarei divertito di più, ma voi lo vedete uguale lo stesso. Ci troviamo nella sala dell'ultima cena, ricostruita per la prima volta con quelle tecnologie che vi ho fatto vedere e in base a tutti i documenti che vi ho raccontato fino adesso.
Vi faccio vedere alcune cose curiose. Intanto, qui ci sono tutti i manoscritti. Dopo, quando accendiamo le luci, con il casco virtuale e con questi manipolatori si possono prendere tutti i documenti, analizzare e spostare, per poter fare proprio uno studio dell'ultima cena come se fossimo lì. Pian piano la vediamo, la scopriamo intanto, ma vi faccio vedere una cosa curiosa. Voi entrate magari sempre nell'ultima cena, ma cosa c'è alle mie spalle? Nessuno quasi mai se lo guarda, ma quello è un bellissimo affresco del Montorfano, che è stato, anche io qui ho ricostruito tutto in virtuale, ci saliamo sopra, eccolo qua, che è molto bello, però non è all'altezza di Leonardo come impianto costruttivo, e diciamo che ormai nessuno sa che esiste perché nessuno guarda più, ma ci sono tantissime cose curiose, guardate sotto il teschio con la firma dell'autore. Vi ricordate quello che vi ho detto prima? Leonardo non lo firma il suo dipinto, lo fa firmare al Duca Sforza. Invece qui c'è scritto: io, Donato Montefeltro, l'ho fatto. Attenzione, questa è una cosa curiosissima, perché Michelangelo scrive nella Pietà: io, Michelangelo, ho fatto la Pietà. Qui Montefeltri scrive: io, Donato Montefeltro, ho fatto questo dipinto. E Leonardo, poverino, non lo scrive, dice che l'ha fatto il Duca. Una cosa curiosa, perché vi faccio vedere questo dipinto? Se ci andate, guardatelo per favore, dedicate almeno 5 minuti, perché qui in basso a destra vedete che c'è una specie di macchia sotto quella suora? E qua invece sull'estrema sinistra, vedete quell'altra macchia? In realtà si racconta che questi due spazi sono stati lasciati liberi per due personaggi importanti che probabilmente avranno pagato, perché Leonardo facesse i loro ritratti lì sopra. E siccome Leonardo probabilmente ha utilizzato la stessa tecnica che ha utilizzato per fare quella cosa orribile che poi si è distrutta, indovinate che fine ha fatto il dipinto di Leonardo? Si è perduto, mentre il resto, che è fatto in affresco, è rimasto, perché così bisognava fare. Affresco vuol dire metto i colori sull'intonaco fresco, sono i colori a base di acqua e uova, e quando l'intonaco è ancora fresco devo disegnare, devo andare anche veloce, perché altrimenti la giornata finisce, si secca il colore e non posso continuare. Ecco perché ci sono delle macchie, delle zone disegnate in un modo, addirittura in Michelangelo trovate dei personaggi che hanno delle braccia colorate in modo diverso, perché sono fatte in due giornate diverse. È sempre bello, ma quando Leonardo si era reso conto di questa tecnica orribile, per cui se non faceva in fretta a finire un personaggio e doveva farlo il giorno dopo, il colore veniva sicuramente diverso, capite cosa vuol dire? Vuol dire che Leonardo ha detto: io col cavolo faccio un affresco, io voglio fare un dipinto ad olio. E infatti lui ha fatto tutti e solo i dipinti ad olio, e infatti lui ha fatto quei due cosi lì che si sono distrutti. La cosa più bella invece è questa, guardate qua la scena che vi trovate davanti se siete lì, qui ci sono sicuramente, all'epoca c'erano degli arazzi appesi, c'erano sicuramente, e la cosa più importante, c'erano i tavoli, era un refettorio. E la cosa più curiosa, adesso faccio saltare tutti gli sgabelli, do un po' di spazio, ok. Sul tavolo del 1500, mentre i fati a volte mangiavano, c'erano gli stessi piatti e gli stessi coltelli che Leonardo disegna nell'ultima cena. Attenzione, cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Questi piatti sono piatti del 1500. Qui siamo in un refettorio del 1500, giusto? Se guardate bene l'ultima cena, anche nei libri, guardate questo libro che è bellissimo. È un libro rarissimo, con una stemma incredibilmente bello. Da bambino ce l'avevo, l'ho sempre odiato, ce l'avevo in biblioteca. L'ho ritrovato oggi, è il libro più prezioso che abbia mai trovato. Perché lo odiavo da bambino? Perché ci sono questi disegni orribili dell'ultima cena. Oggettivamente è più bello questo che è dentro. Ho aperto questa cassetta per farvi vedere una cosa curiosa. Questo è un piatto. È il piatto di feltro che si usava nel 1500. È una specie di metallo, guardate cosa succede se io mi muovo, vero che guardate un po' cosa ho io negli occhi, riflette la luce. La cosa interessante è che se andate a vedere l'ultima cena nel dipinto, in qualsiasi riproduzione che avete a casa voi, anche se è restaurato non importa, troverete che i piatti sono tutti colorati diversi. C'è il piatto blu, il piatto verde, il piatto rosso. Perché? Perché riflette la veste della persona che ci sta sopra. Io Gesù con la parte blu, il piatto è blu. Questa parte rossa, parte rossa. Questo piatto però è del 1500. Quella roba da mangiare che c'è lì è del 1500. Ma scusate, ma Gesù in che anno è nato? Quindi non è un dipinto storico, è un dipinto
di una, diciamo così, un avvenimento storico che Leonardo però ambienta nel 1500. Storicamente è completamente sbagliato. Oggi ci sono, potrebbero essere dei puristi che gli darebbero un 2 nella rappresentazione del cenacolo, perché non si può fare un cenacolo di quel tipo. Andiamo avanti nella stanza, trovate poi sul tavolo troverete tutti questi oggetti che ho dovuto ricostruire in 3D seguendo esattamente il disegno del Montorfano di Leonardo da Vinci. Ci sono gli aranci, non c'è una mela, l'ho messa lì per scherzo, ci sono questi piatti, c'è quel coltellaccio terribile e grande, indovinate di chi è quel coltello? Poi lo vedremo. Ci sono dei pani e dei pesci. Vi faccio vedere una cosa curiosa andando qui davanti, eccolo là, pian piano poi ci avviciniamo e raccontiamo un po' di più. Qui davanti ho ricostruito la tavola così come doveva essere apparecchiata, esattamente al millimetro, con tutti gli oggetti posizionati in modo tale che la prospettiva sia ricostruita perfettamente in 3D. Ci sono dei piatti che si comportano bene, stanno bene, altri che si sovrappongono e proprio non ci dovrebbero stare fisicamente, però è molto difficile che Leonardo abbia pensato di fare un modellino 3D per poi posizionare i piatti in modo perfetto. Diciamo che ci ha provato e il disegno è bellissimo, ma in 3D si vede un po' male. Prima di andare su all'ultima cena a vederla come è fatta, vi faccio vedere delle cose curiose. Queste sono le saliere, ricostruite da quel disegno del codice atlantico che avete visto. Poi se riavviamo tutto con la luce, alla fine col casco e i manipolatori sarà divertentissimo, perché potrete prendere gli oggetti e manipolarli. Sarà bellissimo poi lanciare i piatti contro l'ultima cena. Chi è che ride? La prima cosa che dovete fare, che ho fatto io, è prendere un sasso, infatti ho messo anche dei sassi, e lanciarli contro l'ultima cena. Non è dissacrante, è un riferimento storico, perché i francesi, quando hanno occupato il refettorio, si sono divertiti con le lance, con altri oggetti, a lanciare le pietre contro l'ultima cena e cercare di distruggerla. Qui ci sono tutti i taccuini, tutti i disegni che Leonardo ha utilizzato per fare questo oggetto, ma guardate qua che bello se mi giro dietro. C'è una cosa stranissima, una scatola prospettica, la vedete? Questo è un oggetto, vi assicuro che così è quasi inutile, ma col casco virtuale voi potete prendere la testa e infilarvi dentro questo modellino. Che cos'è che è questo modellino? Sono pazzo io? No. Leonardo descrive esattamente questa tecnica straordinaria per capire che la prospettiva è corretta e per suggerire a chiunque abbia un dubbio un esperimento scientifico per calcolare e visualizzare la perfezione della prospettiva. Lui dice, qualsiasi oggetto, vi ricordate quel taccuino che vi ho fatto vedere? Lui dice, voi prendete un qualsiasi disegno prospettico, costruite anche un modellino, lo scrive proprio, e collegate questo modellino con dei fili nei punti principali, il tavolo, io ho collegato con i fili tutte le parti principali del disegno, e li collegate con un anellino. Tirate delle corde, lui dice a volte anche del fil di ferro, perché sta bello dritto, e a questo punto avete la ricostruzione prospettica. Indovinate la magia di quando col casco virtuale vi mettete a guardare in quello spioncino. Andando a guardare in quel buchino che vedete lì rappresentato, avete la ricostruzione perfetta dell'ultima cena. Questa cosa vuol dire? Che la scatola che ho costruito dentro, che è precisa al millimetro, è la ricostruzione virtuale dell'ultima cena. Ma cosa ci fa una candela davanti? La candela accesa, cosa l'ho messa a fare? Non è a caso. Allora, queste due candele che ho messo lateralmente servono per fare la luce che entra dentro e illumina la parete destra, per ricreare la stessa illuminazione che c'è nell'ultima cena. E dietro ho messo la stessa cosa, ho messo un'altra candela, qui mi è saltato uno sgabello, eccolo là. Ho messo la candela che illumina la parte centrale dell'ultima cena, quindi vi assicuro che dentro l'effetto atmosferico che si vede qua quando entrerete col casco virtuale è esattamente preciso a quello di Leonardo. Ma la candela che sta davanti è una cosa eccezionale. Leonardo dice, se proprio non mi vuoi credere che la prospettiva è quella roba lì fatta di fili, che alla fine sono dei fili, perché pensate, voi siete abituati, ma uno che nel Rinascimento era abituato a Giotto, tutto squadrato, vede delle robe con delle linee che vanno tutte al centro, dice, ma cos'è sta roba con tutte le linee dentro? Sembra una roba mostruosa. Lui dice, non ci vuoi credere? Costruisci questa scatola, metti fil di ferro contro un muro, metti una candela. Cosa fa la candela? Proietta le ombre. Con la candela io posso proiettare l'ombra del fil di ferro della struttura prospettica su un muro. E indovinate cosa appare sul muro? Esattamente il disegno prospettico di Leonardo. Questo esperimento fatto con i fil di ferro lo sapeva anche Serlio, quel signore che vi ho fatto vedere prima.
Questa cosa col fil di ferro, le ombre, sono dei trucchi incredibilmente belli, che sono esattamente le stesse cose su cui si basa la computer grafica di oggi a fil di ferro. Qui dentro c'è la ricostruzione, quindi la vedete anche lì piccolina. Vi assicuro che è divertentissimo, poi ci riproviamo col casco, infilare il casco virtuale dentro il modellino. Andiamo qua. Perché ho messo una scala al centro? Lo avete capito anche voi. Perché solo salendo in questa scala e mettendosi a questo livello, a 4,80 m, per la prima volta io posso vedere l'effetto prospettico dei personaggi. Abbasso un po' l'audio perché sennò poi quando vado vicino partono i cori. È molto importante l'audio nella realtà virtuale. Ci si sente anche lo spazio 3D attraverso il coro che rimbalza nelle pareti. Non vi sto a annoiare, ma è un effetto eccezionale, sembra di essere in quella stanza, perché ho fatto il calcolato, il riverbero, a seconda del materiale che c'è nell'ultima cena, per sentire come si sente nell'ultima cena. Qui faccio un piccolo pausa, vi assicuro che quando qualche mese fa sono andato a far vedere questa cosa alla direttrice, che ringrazierò sempre, la cosa più bella che quando uno va nell'ultima cena e si rende conto è l'audio. È uno spazio enorme. Quando voi parlate, la vostra voce rimbalza, quindi gli spazi hanno un suono che viene ricordato. Sembra di essere in un posto maestoso quando si va in quella stanza e si parla con una persona anche bisbigliando, perché il suono è una cosa importantissima. Noi oggi sempre tutto sul visuale, ma il suono è fondamentale per poter ingannare e rendere piacevole una visita. Ecco perché in realtà virtuale si usa calcolare in modo stereoscopico i rimbalzi dell'audio, in modo tale che io sento anche con le orecchie dove sono nello spazio. Avviciniamoci. Eccoci qua, mi butto giù. Faccio un po' di scompiglio sulla tavola. Eccomi qua. Allora, questo l'avete visto anche voi. Dal basso l'effetto prospettico non funziona. Se io mi metto qua, quando andate lì, ho una impressione di maestosità sicuramente, ma non sembra di essere nell'ultima cena. La cosa migliore per godere quel dipinto è stare al centro del refettorio, dove ci sono quei tavolini lì, vedete? E indovinate chi ci stava in quei tavolini lì? Tutti frati a mangiare. Quindi il miglior posto per vedere l'ultima cena è lontano al centro, esattamente come oggi si va al cinema e trovate il punto centrale che è il migliore, la stessa cosa nell'ultima cena. Saliamo sopra, per la prima volta nella realtà virtuale si riesce ad andare vicino al dipinto, e qui lo vedete in anteprima praticamente mondiale, è la mia ultima ricostruzione che ho finito di fare neanche una settimana fa. Chiaramente è presa dal Gianpietrino, ci sono tantissime cose da raccontare, non vi annoio, ma se avete delle domande fatemele perché è bellissimo. Intanto delle cose curiosissime, qua c'è un pollo, l'ho messo apposta, il Gianpietrino si è divertito nel spostare i pesci al posto del pollo, il pollo al posto dei pesci. Guardate qui il sacchetto di Giuda, e questo è il sale che cade, ok? Quel sale che cade oggi non esiste più, ma è importantissimo per la scena, perché lui... Gesù ha appena detto, qualcuno di voi mi tradirà, vediamo se riesco a spostarmi senza cadere, dall'impalcatura. Questo è un Gesù, con la mia ricostruzione del volto, che poi vi racconto alla fine. Ha i due palmi delle mani, ma porca miseria, ve la ricordate la mano che vi ho fatto vedere l'altra volta? Questa? Vero o no? Che è la stessa. Ma, speculare, ormai il trucco l'avete capito, non c'è bisogno che ve lo spieghi. Le mani sono importantissime perché sono tutte in posizioni diverse, ma alla fine non c'è nessun messaggio esoterico. Ci sono tanti 13 bicchieri quanti sono i commensali, ci sono questi personaggi che fanno tutta una storia tra di loro, un racconto bellissimo. Purtroppo non ho il casco virtuale, altrimenti l'avrei fatto con le mani direttamente nel dipinto, ma vi faccio notare una cosa. Questo signore che è Tommaso, vedete che ha la mano che spunta di qua, dov'è il suo corpo? Vi ricordate quello che vi ho detto prima? Facendo i calcoli, quella persona dietro non ci può stare. Ma la cosa più brutta è che lui ha la manina che si infila qui dentro ed esce fuori, scusate, qua, la vedete? Questa manina non può essere di 20 chilometri. Come caspita fa a abbracciare dall'altra parte? Si capisce anche guardandolo. Non lo dite a nessuno. La mia ipotesi è che Leonardo ha lavorato anche un po' controvoglia, l'avete capito, se volete ve lo racconto meglio, ma... magari la composizione all'inizio non ce l'aveva Tommaso, secondo me se l'è dimenticato, perché sta malissimo, è una faccia tagliata, soltanto la manina che esce, il corpo dietro che non ci può stare con la mano che si infila dall'altra parte e che ha un braccio lungo 3 metri, insomma anatomicamente è una schifezza. Quindi la mia ipotesi probabilmente che nella prima impostazione non l'abbia previsto e poi alla fine l'ha dovuto infilare a forza.
Qui c'è Giacomo Maggiore che fa il volto più espressivo di tutti e più scandalizzato, ma notate tutti quanti che hanno questa attorialità, l'unica persona che sta tranquilla è Gesù, ok? Un'altra cosa curiosa, vediamo se salto la candela, eccomi qua, vi faccio vedere alcune cose curiose, ci sono i pani, i pesci, lì sembra di intravedere i pesci che dovrebbero essere delle anguille, per motivi storici e vari. Qui c'è una cosa curiosa, c'è due piedi che sembrano due piedi sinistri. Io prima li ho disegnati, poi li ho disegnati perché alla fine Leonardo c'è solo un piede, l'altro in ombra, mentre il Gianpietrino ne disegna due. Un'altra cosa curiosa, i decori che vedete qua sono quelli che ho ricalcolato io al millimetro, osservando solo l'originale, sono diversi da quelli di sinistra e di destra. C'è un'altra saliera, la vedete quella al centro, che in realtà Gianpietrino aggiunge e non era presente Leonardo. Poi ci sono tante cose curiose. Arriviamo alla cosa più importante. Quel coltellaccio cosa ci fa? Per tanti anni mi hanno raccontato che c'era un coltello di un assassino nell'ultima cena. L'avete mai sentita sta storia stupida? L'assassino col coltello. No, lui sta così. La posizione del braccio è questa. La vedete? Quel braccio è quello che abbiamo visto disegnato prima. E perché c'è una persona che ha un coltellaccio così brutto rispetto agli altri coltellini che avete visto? Io l'ho ricostruito in 3D, col casco virtuale si può prendere il coltello e cercare di rinforzare il prosciutto, è bellissimo, dovete divertirvi. Perché c'ha quel coltello, secondo voi? L'avete visto il film di Dan Brown, no? Per assassinare? No, non è vero niente. Quel signore deve avere quel coltello perché così le persone entravano e dicevano, dov'è? Ah, quello lì è Pietro, perché c'è il coltello. Ah, questo qui col sacchetto che sta rubando è Giuda. Quello col ditino che sta così è Tommaso. È la riconoscibilità del personaggio. Ogni personaggio, ve l'ho fatto vedere prima, nello script dei film, deve avere una caratteristica per essere riconosciuto senza bisogno di metterci il nome sopra. Quindi Leonardo ha disegnato questi personaggi nella loro, diciamo così, atteggiamento tipico, storico e tradizionale. Per cui quel coltello deve essere di una persona che poi storicamente nella Bibbia ammazzerà il servo del... Non stiamo a raccontare cose teologiche perché una volta ho discusso con Ravasi su che cos'è questo oggetto, se lui ha appena detto la frase o sta per dirla. Siamo stati ore e ore a parlarne e alla fine in teologia non ci si capisce più niente. Quello che è certo è che questo è un momento, prima o dopo, non ci importa, nel momento in cui lui dice qualcuno di voi mi tradirà. Questo lo sapete tutti, no? Ecco perché lui lo ha appena detto, lo sta pensando, lo ha detto ad alta voce e poi si sta zitto, tutti quanti sono arrabbiati, dicono ma chi è, come mai, ma cosa ha detto, ma quell'altro cosa ha fatto, ma sei sicuro? Senti un po' questo qui dice in fondo, ma cos'è che ha detto di là? A un certo punto tra tutti quanti lui indica, dice ma cos'è che ha detto? Guardate la P della mano, vi ricordate la P? E la persona che si sente il Giuda traditore è quello che si spaventa, è l'unico che si ritrae indietro col corpo mentre tutti gli altri sono in avanti. Lui si ritrae perché ha paura, è stato beccato il traditore, si tira indietro ed è l'unico personaggio che mette in movimento una saliera che cade. È l'unico oggetto in movimento nella scena. Perché? Perché vi fa capire che questa è una scena in movimento. Tutti i personaggi stanno muovendo le mani vorticosamente, oppure sono fermi nello spazio, non lo sapremo mai. L'unica persona che secondo me sta ferma, immobile, è Gesù, che è divertentissimo, perché lui sta tranquillo, sa che deve morire, e altre cose curiosissime. Vi faccio vedere alcune cose interessanti. Qui ci sono i piedi di Gesù, com'è possibile? Non so se lo sapete, ma non esistono i piedi di Gesù. C'è una bella arcata oggi. Perché? Perché i frati abbiamo pensato che quando erano qua a mangiare, probabilmente lì in fondo, vedete che c'è sotto lì, adesso aspettate che salto di qua per andare, eccomi qua, là sotto c'era una piccola porticina che portava nelle cucine. La leggenda vuole che magari a un certo punto loro dicevano, ah, la roba si raffredda, facciamo una bella porta più grande. E hanno fatto un bel buco al centro tagliando via i piedi di Gesù, i frati. La cosa curiosissima è che alla fine gli hanno distrutto mezzo dipinto e che quell'arco che tutti hanno visto nell'ultima cena, l'avete visto anche voi, in realtà alcuni matti si sono messi a misurare quell'arcata come se fosse un dipinto di Leonardo, calcolando il raggio per capire se ci sono i numeri del diavolo, una cosa assurda che è meglio che non ve la racconto. La cosa interessante è che questa cosa dei piedi è possibile ricostruirla con tutte le ricostruzioni, anche nei disegni di Leonardo. Siamo dall'altra parte. Qui c'è Zelota che in fondo ha la stessa faccia e la stessa disposizione del viso che ha l'altro personaggio in fondo dall'altra parte. Sono simmetrici i volti, quindi vuol dire che la tecnica è la stessa per realizzarli. Le vedete quelle tre porticine che ci sono là?
Una, due e tre. Dall'altra parte, le vedete che se io mi sposto, salto, che è divertentissimo perché in realtà non ci si può andare vicino all'ultima cena così come sto facendo io, quindi la realtà virtuale serve come minimo a questo. Di qua, invece, le vedete? Ci sono tre finestre, una, due, tre. Secondo me hanno due cerchi, perché ho trovato un disegno che racconta di due cerchi. Queste finestre sono altre molto più alte. E indovinate dove sono le altre finestre? Eccole là. Nella stanza probabilmente c'erano delle finestre. E quelle porticine che ci sono a destra. In fondo là, lo vedete che c'è la porta? Quindi, praticamente, Leonardo ha ricostruito uno spazio che ha le porte e le finestre come ce l'ha nella stanza reale. Queste quattro cose che ci sono, che in realtà sono sempre state disegnate come delle macchie, in realtà sono degli arazzi, sono dei tappeti appesi, semplicemente floreali, li ho ricostruiti in base ai documenti storici di Gianpietrino e di altri due autori. Altre cose curiose che ci sono è il solito diadema del Redentore, ci sono i piatti che stranamente sono vuoti, alcuni piatti vuoti, alcuni no. Non vi sto a fare i numeri, perché una volta l'ho raccontato alla persona, i numeri dei piatti, mi sono divertito a dirgli delle cose curiosissime, non l'avessi mai fatto, siamo partiti con la numerologia e non abbiamo più finito. No, sono normali, secondo me Leonardo non si è messo a fare il conteggio di quanti piatti e della posizione, addirittura c'è chi dice che la posizione del diadema si è messo su uno spartito da una musica, no, sono tutte cose che la vostra mente vuole vedere un dipinto, che in realtà ha molte più cose interessanti se lo studiamo. Vi faccio vedere una cosa che però nessuno ha mai visto. Mi metto qui, schiaccio un pulsante magico sulla tastiera e faccio scomparire il dipinto. Ho ricostruito dietro il dipinto la stanza virtuale. Ora, con questo sistema non ci si può entrare dentro, ma col casco virtuale sì. Quindi per la prima volta si potrà entrare nell'ultima cena virtualmente. Ve lo faccio vedere un po' da vicino. Eccolo qua. Questa è tutta la struttura geometrica che ho ricalcolato, l'avrò fatto in questo lavoro almeno 10 volte, e ogni volta che lo facevo mi dicevo, ma quanto sono cretino che ho sbagliato. Due o tre mesi fa ho scoperto che tutte le ricostruzioni che sono state fatte oggi sono tutte sbagliate. Ma sapete come l'ho scoperto? Io l'avevo fatto il modello tridimensionale, ma vi assicuro, ve lo giuro, credetemi, mi sono messo a fare il disegno sulla carta, con la matita e la linea, e mentre disegnavo in prospettiva la struttura geometrica della stanza, mi sono reso conto che quando dovevo tirare una linea, questa linea non coincideva con l'altro pezzo. Solo facendo il disegno a mano sono riuscito a capire che tutte le architetture ricostruite fino ad oggi sono completamente sbagliate. Quella che vedete adesso dovrebbe essere quella precisa geometricamente, che dà come effetto prospettico, con una telecamera a 65 gradi, adesso non sto a annoiarvi, vi dà la ricostruzione prospettica di questa stanza. Notate che ci sono delle tre porte che ci sono lì, che sono fino al pavimento, e di là invece ci sono le tre finestre, da dove entra probabilmente la luce virtuale, diciamo così. È strano che ci siano questi cassettoni, Leonardo fa anche un errore nel disegnarli, ma in realtà poi si scopre che in realtà è il dipintore che ha dipinto in modo scorretto quelle parti, ma la cosa curiosa è che qui non c'è. E che cos'è che c'è di più importante nell'ultima cena? L'abbiamo visto prima nel disegno. Intanto rimettiamola a posto, che è meglio. Guardate qua, l'ultima cena, vi lascio con questa cosa e poi fra 5 minuti chiudiamo l'ultima cena, a meno che non abbiate domande, vi assicuro che vi ho detto soltanto un decimo di quello che ci sarebbe da raccontare, ma non possiamo stare qua fino alle 4 di notte. La cosa più bella è questa, l'ultima cena in tutti i disegni, in tutti i manoscritti, in tutti i libri è sempre stata rappresentata come questo bel triangolone di 8 metri per 6, ma l'ultima cena di Leonardo non è quel rettangolino. Leonardo ha disegnato molto di più e ha dipinto molto di più. Leonardo ha dipinto le tre lunette che sta sopra, ma soprattutto ha dipinto tutto il cielo stellato che sta sopra. La cosa più affascinante di questa opera non è solo quel disegnino centrale, che è già un capolavoro, ma è tutto il resto. Ci sono i documenti storici che lo raccontano, ci sono quei documenti che ho preso io per fare la ricostruzione che lo fanno vedere. La volta era completamente blu lapislazzulo, costosissimo. Sapete cosa vuol dire, no? Non è che andava lì a comprare il blu, costava tantissimo, ma tanto c'era il duca che pagava. Chi aveva soldi? Lui. Ma soprattutto tutti i decori e tutte le stelline probabilmente erano fatte in oro, che è andato perduto. Perché? Perché se con la luce del sole, provate a immaginare che bello la sera, quando la luce entra e siamo in fondo di qua, tutte quelle stelline brillano
e quindi è come se fossi all'interno di una stanza ma ho il cielo stellato sopra di me. C'è molta più lavoro in tutte queste ricostruzioni che nell'ultima cena addirittura. Era una meraviglia. C'è poi tutta la parte, questa parte rossa qui che ho coperto perché sto ancora finendo il restauro digitale della parte destra e la parte sinistra, perché qui c'era tutto un decoro disegnato, anche da questa parte c'è un decoro disegnato. Questo cosa vuol dire? Che Leonardo non ha dipinto solo un rettangolo, ma ha dipinto il soffitto, testa, destra, sinistra, sopra, quasi mancava il sotto. E che cos'è questa se non la realtà virtuale? Io entravo in una zona, in un refettorio, mangiavo in compagnia di Gesù, dall'altra parte, da qui sembra proprio mangiare insieme a lui, alzo lo sguardo in alto e ho un cielo stellato che ho le luci che brillano. Questa era la realtà virtuale del 1500. Non è un rettangolo o una cosa a superficie piatta. Leonardo ha inventato un dipinto a 360 gradi. Lo capite quanto era potente e quanto abbiamo perso e oggi non esiste più? Oggi sarebbe improponibile andargli a dire di ricostruirla, perché ci si rimetterò a litigare tutti gli studiosi e dire no, quello stemma non c'era, quello stemma c'era, e si litiga, alla fine non si fa mai niente, e lo lasciamo bianco. Ma bianco è tristissimo, non era quello che ha fatto Leonardo. Leonardo ha creato una zona meravigliosa, una specie di stanza virtuale dove io mi ritrovo a mangiare con un Gesù storico che non esiste, con gli apostoli, in un cielo stellato che non esiste. È esattamente quello che oggi noi chiamiamo metaverso. Perché addirittura era in compagnia sia dei frati che degli apostoli. Eccolo là, quindi da sotto lo vedete, da circa bene o male, se io mi metto in questa posizione, qua in alto, riesco a ricostruire l'effetto prospettico preciso della stanza, che è poi esattamente il giochino della stanza che vedete là sotto. Finisco, poi vi faccio vedere quell'altra cosa e abbiamo anche delle cose da discutere se volete fare delle domande, e vi lascio con uno degli ultimi lavori che sto finendo, che è questo, ovvero, allora, a un certo punto vi chiedo, non so se ve lo ricordate vagamente, vi ricordate quella frase che abbiamo visto proprio all'inizio, a un certo punto il Vasari nel 1500 dice, a parte che già l'ultima cena è una schifezza, ma dice una cosa stranissima, che Leonardo aveva lasciato incompiuto il volto di Gesù. L'ha scritto Vasari. E com'è possibile? Io me lo sono sempre chiesto, e vi faccio questa domanda a voi, ma questa faccia qui ha gli occhi chiusi o gli occhi aperti? C'è chi dice aperti, c'è chi dice chiusi. Allora, ma poi, a parte quelli che dicono che è pure una donna, lasciamo perdere, non importa. Secondo me la magia di questo volto sta nel fatto che Leonardo ha fatto di tutto per creare un qualcuno che non abbia né i capelli scuri né i capelli biondi, che non abbia gli occhi aperti perché così non ti va a guardare negli occhi, non sai se sono azzurri o blu o verdi, con una bocca che è mezza aperta e mezza, insomma, una specie di tutti gli uomini messo in uno, senza fare nessuna discriminazione. Addirittura magari si potrebbe anche, se volete ve lo racconto, è ovvio che questo non è un dipinto storico, ma il Gesù biondo con gli occhi azzurri, chi ci prendiamo in giro, tutti sanno che Gesù era un arabo, e non aveva di certo gli occhi azzurri e i capelli biondi, per non parlare del fatto che non mangiava su una tavola, ma mangiava per terra. Ok? Il Gesù storico è diverso. Allora, io cosa ho fatto? Ho fatto un lavoro anch'io di restauro digitale, in realtà non è restauro digitale, ma si chiama di pintura digitale. Vi presento quello che secondo me potrebbe essere un volto di Gesù, che è questo. Intanto questo è Gesù quello che ci rimane oggi. È quasi incomprensibile, vi assicuro che non è rimasto, lo vedete anche voi, non è rimasto niente, come se sono delle macchie, ma quelle macchie, attenzione, potrebbero essere anche le ridipinture del Settecento, quando loro per restaurare il dipinto si mettevano a ridipingerlo. Barcellona nel 1999 ha tirato fuori dei crostoni grossi così di tutti i pittori che ci avevano messo la loro pittura per ricostruire l'ultima cena e fare esattamente lo stesso lavoro che oggi facciamo, ma col computer. L'hanno fatto per tantissimi anni e hanno finito per distruggerlo. Quindi non sapremo mai com'era questo Gesù di Leonardo da Vinci, mai. Anche se guardiamo i disegni, non si può trovare. Vi faccio vedere una mia interpretazione. Questo è il disegno che a me non piace molto, che è quella del Gianpietrino. Secondo me è fatto un po' male come volto. Però qui, per esempio, lui fa gli occhi aperti, mentre in altri li fa chiusi, altri disegni. Eccolo qua. Questo, secondo me, è una mia interpretazione, poi vi piace, non lo so. Ma ho cercato di mettere tutti i disegni che ho fatto a mano con computer, utilizzando di tutti i tipi di software che ho trovato per realizzare un qualcosa che secondo me potrebbe essere il Gesù, quello per eccellenza, ovvero una persona che ha la pelle né chiara né scura,
che non ha gli occhi rossi, gialli, verdi, non ha nessun colore, ha un'espressione assolutamente trascendentale, ma soprattutto, non so se lo avete capito, ma deve avere gli occhi chiusi, perché gli altri ce li hanno aperti. Lui è triste, qualcuno l'ha tradito, sa cosa lo aspetta, ha gli occhi chiusi, ha i palmi posizionati. Non iniziamo con la teologia, sennò andiamo avanti fino a mezzanotte. Un palmo su e un palmo giù, che vuol dire terra e cielo, eccetera, eccetera. Eccolo qua, io vi ringrazio e vi faccio vedere l'ultima cosa, quello che potrebbe essere con la realtà virtuale, che dopo vi faccio provare se riaccendiamo tutte le luci, una vista di noi Gesù, che per la prima volta con la realtà virtuale possiamo vedere da dentro il dipinto virtuale la stanza con tutti i frati. Vi chiudo con questo. Secondo me Leonardo si è divertito tantissimo nella sua vita. È stato distrutto, è stato criticato, era un dislessico come me, ne ha avute chissà di quante cose, non è riuscito a fare tantissime cose, ha distrutto l'ultima cena, non è riuscito a fare il cavallo, è stato offeso da Michelangelo, ma è rimasto un genio assoluto, perché nei suoi manoscritti, nelle sue opere ci sono tantissime cose bellissime da scoprire. Ma il messaggio più importante è che vi ho fatto vedere è che le stesse cose che noi ritroviamo in libri che sembrano noiosissimi e storici sono utilissimi per fare gli ingegneri del futuro. Per fare i videogiochi bisogna usare questi software, per fare questi software bisogna conoscere la prospettiva, e Leonardo ha insegnato la prospettiva nei suoi libri. Se noi impariamo da Leonardo e da tutti gli scienziati, gli artisti di tutto il mondo, possiamo fare nient'altro che diventare più bravi di Leonardo, perché abbiamo lui che ha già fatto tutto per noi, e quindi noi ci appoggiamo sulle spalle dei giganti e possiamo guardare più lontano. Grazie.